Thank you Viva Anima di Time Benvenuti all'anime di Time Siete con noi! Siete con noi! A parlare di cartoni animati! Con i dano e Giagno. Con Paolo Solo perché i Italia e Giagno sono affanculo! yay! Yeah, yeah. ciao a tutti, cari amici e cari amiche di Animity Time, ben ritrovati in questo lunedì con Giaggiu. Erano ben due settimane che non ci vedevamo per questo appuntamento perché io <coughs> ho avuto da fare la scorsa, dovevo nerdare come un bruto a Pokémon e ho lasciato il posto al Buon Paolo, ci siamo scambiati. Ma risiamo qua. Risiamo qua di nuovo in live insieme da soli. In lune... cioè, da soli, in realtà no, perché oggi con me c'è anche la piccola Bocci <ride> che mi terrà compagnia fino a che non. Metterò eh, a schermo gli articoli che poi andiamo a vedere dopo con le interviste. Ci rivediamo appunto insieme. E dopo tanto tempo, ritorna anche uno degli angoli a cui io personalmente di nuovo qua. tengo di più. Tanto non capisci nulla di anime. Grazie, Berto, per la sub. Ho Grazie finito pure. Pokémon Storia 8, musica 10, grafica 2, grafica 2, forse sono anche due punti in più rispetto a quanto gli darei io. Storia, sono ancora tre palestre. Io ho fatto tre medaglie. Delle palestre, tre dominanti e due team. Per il momento sono ancora abbastanza indietro. però veramente grafica molto meno di due. La musica sta piacendo molto anche a me, caro Berto. Su quello. Ma poi, poi parleremo anche di Pokémon. Io e te, poi dopo, anche se ci avanza tempo, dopo quelli che sono i temi di oggi, se vuoi, se ne può parlare un pochino e Ovviamente ditemi subito come va con i volumi. Se è regolato bene la musica, se è regolato bene l'audio mio e tutto quanto. A parte che in questo momento la traccia deve ancora partire, ecco, sta partendo adesso, quindi lo sentite meglio. E è una. La, Traccia finale della forma della voce, io mi sento male. Eh, ok, comunque dicevo, ci ritroviamo appunto di nuovo in questo lunedì. Ci ritroviamo con uno degli appuntamenti che eh, mancavano da tanto nel lunedì con Giaggio. A cui io però tengo particolarmente. E giustamente, visto che appunto stavo ripensando da un po' di portare di nuovo qualche articolo, qualche intervista, insomma, le solite cose che a me piace fare il lunedì quando sono da solo con voi per andare a vedere qualche aspetto più eh, dietro a quello che è il mondo degli anime piuttosto che appunto a parlare. Dell'anime in sé, per sé, eh, si è presentata l'occasione perfettamente perché questo fine settimana è uscito sul anzi è uscita sul sakuga blog eh, la traduzione di alcune interviste fatte a eh, dei membri dello staff di eh, bocci the rock e mi dovrete sopportare ragazzi perché in questo momento l'unica cosa a livello anime cu a cui riesco a pensare è proprio bocci the rock ovviamente come potete, penso, potete capire al momento sono assolutamente fissato solo e soltanto su su sta serie tutte le altre sono passate completamente in secondo piano e quindi dovrete sopportare sentire parlare ancora e ancora di bocci spero di eh, non tenervi troppo qua. grazie matrimina per Tanto la salve non capisci nulla di anime salve cacchette è passato un anno ma non farò discorsi strappalacrime alla giumma eda Dico solo che se c'è una cosa che ho imparato è che bisogna odiare fra l'albanese. Mi, mi associo completamente. Non capisco per quale motivo l'alert è andato sotto a bocci, doveva stare sopra l'alert e sotto bocci, adesso dovrebbe essere risolto. Mi associo assolutamente, grazie mille, Madremina, per la sub. Eh, sì, odiate fra l'albanese, non ascoltate quello che dice. E, um, eh, già giù la bocci che bala, l'hai veramente sul letto. Spero, non è un PNG. Su OBS no, non è un PNG, è una GIF, che, che se fosse un PNG non si muoverebbe. Invece, si muove per. Perché è una GIF. No, non ce l'ho veramente sul letto purtroppo. Ma fra l'altro ho visto ieri che eh, anno prossimo mi tocca spendere un sacco di soldi. Perché hanno annunciato l'an android di bocci La maglietta con il logo della band eh, Il CD. Il CD con, tutta la, con tutte le insert song. Eh, opening, ending, incluse. E tocca spendere. Tanto non capisci nulla. Grazie Matteo per la sub. Grazie mille. E quindi appunto toccherà, toccherà sborsare gli sghetti. L'anno prossimo, intanto eh, già, già, già lo so che appunto mi dirò, mi comprerò tutto quanto, e, e quindi niente. Anche, eh, anche settimana scorsa, la puntata di Bocci è stata incredibile, come dicevo anche nel, nel post con il commento settimanale che abbiamo iniziato a fare con eh, i nostri moderatori, sempre sul solito canale eh, Telegram. esclamativo, eh, punto Mi sembra che si chiami ancora. No, com'è che si chiamava su Telegram il, co il comando. Tel vabbè. Eh, anime Times dovrebbe essere sempre escantativo anime Times sulla chat per il comando appunto per avere il link al nostro Telegram. Se non comunque lo trovate o un moderatore gentilmente pubblicherà il link eh, direttamente in chat. Abbiamo cominciato appunto una serie di eh, commenti settimanali alle puntate che stiamo vedendo. Guarda caso, questa settimana eh, tre commenti su sei, mi pare o 7, non mi ricordo su sei o sette, comunque quasi la metà dei commenti sono stati sulla puntata 8 di bocci, eh, perché è stata una puntata incredibile, una puntata meravigliosa. Se non state ancora vedendo la serie, ovviamente dovete recuperarvela eh, Giorgio, un comprai una nuova Nissan Silvia eh, no, no, no non, è, non è tra i miei programmi comprare una Nissan Silvia, aspettate un secondo che mi è impazzita la cam, sono andato un attimo fuori fuoco eh, dove accidenti sta, qua ok, tutto a posto e diciamo quindi insomma in questo periodo appunto non eh, allora, un certo le papà parade di Penti e Stalking, le prendi quelle oh, e eh, l'ho ho bandate. qua. Tanto non capisco niente. Grazie, grazie per la sub. Aspetta. Scusa, non posso seguire la live. Sto guardando un tipo brasiliano residente in Florida che sta cuocendo un pitone con la pentola a pressione dopo averne stagionato la carne. La cosa che più mi fa divertire di tutto questo è che, non solo è, è, è assolutamente vero, questo, cioè nel senso, so che lo stai guardando per davvero, ma il fatto che tu sei vegetariano. E ti guardi i video con la gente che tipo squarta animali esotici e ne fa pupurrì, ne fa frittate, cibi vari, insomma non... Vabbè, ho gusti Rispondevo comunque al vino. Che dice no, c'è tra i papapai di Spenti Stalking. Eh, sì, e fra l'altro, appunto, le ho mandate. Tipo subito anche a cazzo. Dicendo, oltre a quelle voci, tocca anche che comprai queste. Sicuramente Stalking. Ora vedo se fare la combo. In base a quanto costano entrambe. Ma Stalking la prendo senza ombra di dubbio. Allora, Giorgio, prima di cominciare, ti interessa il nuovo anime. Con il character des con il design originale. Con il design di Mika Io ho già letto. La mia testa ha già automaticamente letto character design originale. Di eh, con il design di mica picazzo Si chiama Word Ice star sì assolutamente sì a parte che appena ho visto character design mica picazzo tipo eh, i, miei, i miei occhi si sono fatti a forma di cuoricino io adoro mica picazzo e quindi quando ho visto che avrebbe fatto il design originale per un progetto perché poi quando è stato annunciato era un progetto non c'era scritto che sarebbe stato un anime o quant'altro e quindi sì lo guarderò assolutamente sono molto molto curioso e molto interessato anche di vedere fra l'altro come i design originali di mica si possano poi adattare in animazione perché il suo modo di disegnare, il suo modo di illustrare è non solo molto particolare per la colorazione, ma richiede anche tantissimi tratti, tanto, tanta line work. E non è che sia proprio il più ideale per l'animazione. Ecco. Sappiamo che comunque appunto per poter fare della buona animazione, o almeno per poter eh, aiutare gli animatori a ehm, animare più facilmente determinate scene, determinati personaggi. Cosa che, fra l'altro, vedremo anche in una delle due interviste, se riusciamo a farle entrambe, eh, di quelle che ho messo da parte, questa cosa viene, viene citata, eh, più linee ci sono, più il tratto è complicato e, giustamente, più è, è difficile per gli animatori poi eh, andare, ad, andare ad animarli. E quindi, insomma, il, i disegni di Mika sono abbastanza pieni di linee. Vedremo come chi li adatterà in animazione, perché lei è un'illustratrice, non un'animatrice... Ho visto che su Twitter si sta anche dilettando ogni tanto con eh, della roba di, di, di animazione, prevalentemente sonchi animation, si vede proprio che mancano gli intercalari e tutto quanto, però appunto sta facendo anche un po' di esercitazioni di animazione chiave, la seguo da, da tantissimo che insomma le vedo però non, um, non penso che sarà lei a occuparsi proprio poi del design per l'anime, cioè lei farà i design originali, tra due ne abbiamo già visti appunto nella visual che è uscita, eh, se non ricordo male, ieri o ieri o stamattina, comunque è uscita una visual nuova e um, penso che poi siano stati adattati in, uh, in animazione da qualcun altro, almeno credo, non mi sono informato più di tanto anche perché è tutto in giapponese e ancora non ho visto notizie ufficiali completamente in. Uh, uh, completamente tradotte in inglese già ci ha annunciato. Eh, Angelo dice già ci ha annunciato che sta a Carta in linea. E ho detto. Eh, non l'ho Non ho visto le cose. Ho visto soltanto quelli in giapponese. Non mi sono messo a spulciare. raga. Sapete che non sono un pazzo maniaco delle notizie che, che va a cercare tutto e subito quando le cose mi oh, me ne passano. Uh, bah, bah, bah. Uh, Parla la chat, è che tu devi parlare con me, sono io che faccio la diretta, no la chat, quindi ehm. Uh. Boccina ha sostituito pure Yui come Alert. Questo è un bel traghento. No, 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 non ha sostituito cioè, Yui. È, è stata Yui non c'è mai stata in realtà, neanche come Alert. Era Muki prima. E no, non l'ha sostituita, ovviamente. È lì che ci terrà compagnia soltanto adesso, finché poi non prendo gli articoli. Poi dopo la mettiamo da parte. Tutorial per diventare Moe Slave? No, ma non c'è bisogno di un tutorial. Basta avere un cuore a differenza degli altri. Il magazzino delle cazzo sarà sicuramente contento per l'anno prossimo. Allora, il magazzino delle cazzo la prenderà tutto in doppia copia perché deve prendere cose anche per sé. Quindi, quando gli ho mandato l'immagine della, um, eh, della Nendroid di Bocci, eh. Che ancora non è nemmeno stata approvata. Cioè, è un prototipo. Ma detto, la compro anche se non è colorata. Già la compro così. Quindi, insomma, capite che non sono io l'unico che sperpera il proprio patrimonio per queste cose futili. Lo fa anche lui. E lui è più che contento di farlo. A differenza di quello che dice, che ho messo in vedi tutto. No? Giaggio, non ditelo a Giugio. Non lo verrò mai a leggere. Non lo verrò mai a sapere. Eh, cazzo. Sì, non sono aggiornato perché non seguo no, anche perché io non, eh, non seguo gente che non controlla, non verifica le notizie delle fonti ufficiali e poi fa notizie su figure che devono ancora uscire, che io ho tipo da 4 anni, però quello è un altro discorso, un saluto a chi era Tube, mi pare che l'abbia fatta, non so, avevo chiesto a Dan, eh, un saluto agli amici del Corriere e di Anima dell'Animazione, sempre vi vogliamo bene, anche quando fate le notizie del cazzo, ovvero il 90% delle volte che fate notizie che sono i belli comunque dicevamo diciamo allora mettiamo da parte bocci che non ci serve più averla qua ok possiamo toglierla so sarà una grave mancanza ma non ci serve più e prendiamo invece il nostro caro sakuga blog che era un po appunto che non rivedevamo su questo canale ci è mancato a me sì a tanti di voi penso di no ma qualcuno pure di interessato ci sarà sempre e io non capisco perché qui mi ha tagliato metà del titolo ehm... Ad ogni modo, appunto, come vi stavo dicendo prima, eh, su, um, sul Sakuga Blog sono uscite, giusto due giorni fa, queste tre, queste tre interviste eh, fatte al main staff di eh, Bocci di Rock, a partire appunto dal regista Kei Rosato, passando dal character designer Kero Ira, e poi il nostro caro animation producer Shota Umehara, colui che lotta per promuovere il verbo della vera animazione televisiva di qualità e che... Per questa lotta finisce spesso in ospedale assieme a metà del suo team ehm, sono appunto state tradotte e riportate sul blog tutta l'interezza dell'articolo è abbastanza lungo quindi vediamo ovviamente ehm, pa 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 pa, vediamo intanto partiamo con quella a Keiichi Rosato io ho già letto molto interessante sotto alcuni aspetti eh, vediamo se c'è tempo, c'è voglia, c'è interesse. Facciamo anche quella a Cherorira. E poi in caso ci teniamo quella al buon producer Humeara per un'altra occasione. Eh, quali interviste hanno tradotto? Te lo dico subito, cazzo, perché c'era scritto. Eh, quella di Prism. Quella di Sato. Cherorira non era segnato, se non ricordo male. Uh, Dov'è quella di Cherorira? Cherorira. Non c'è scritto da dove viene. Quella di Kerolira, forse sempre Prism. Non lo so. Ma tanto tu le hai lette tutte. Che cosa me lo chiedi a fare? E poi c'era quella di Umeara. Anche qui non è scritto. Quindi sa, probabilmente stavano tutte su Prism. Non penso siano quelle comunque del. Uh, come si chiama? Del, dell'altro volume che avevi preso. Uh, che comunque non... Uh, perché queste sono uscite un po' di tempo fa, parlano ancora dei primissimi episodi, anzi questa a Saito è uscita che non era ancora uscito il secondo episodio della serie, quindi proprio um, veramente fresche di inizio, inizio pubblicazione, un po' vecchiotte, cioè hanno un mese e mezzo, quasi due ormai, di, di, di vita queste interviste. Allora, dicevamo... Um, Vabbè, oggi il nostro Sakuga Blog, in questo caso io che vi traduco, eh, vi portiamo una serie di interviste che parlano della, eh, del core staff, del, del, del nucleo dei membri principali dello staff di Bocci the Rock. Eh, che parlano a lungo di quali sono i motivi per cui la serie eh, è così eh, allettante, dei motivi per cui la serie piace, di quello che gli piace anche la serie, perché poi si parla sia dal lato produttore che. Vedremo anche in Kerorira dal lato fan, in realtà, perché il nostro, ehm, il nostro caro Kerorira è stato fondamentale nella realizzazione e nella scelta dello staff che poi ha lavorato a... Che poi ha lavorato a Bocci assieme, vabbè, ovviamente, al producer Shota Umehara, eh, nonché appunto, grandissimo fan della serie fin dai, fin dai le primi, le prime uscite de, del manga Yonkoma sul solito nostro caro Manga Tanki eh, E parleranno, eh, parla, che, interviste che oltre a questo, appunto, parleranno anche di quali sono poi le forze che hanno eh, reso un hanno, hanno consentito di creare un adattamento che fosse contemporaneamente eh, impressionante da un punto di vista Tecnico e anche molto inventivo da un punto di vista creativo, questa sarà una cosa interessante nella parte del nostro caro Keichiro Saito, il eh, regista appunto della, della serie. Allora partiamo appunto con Saito, il regista. Eh, conoscevi già il, um, il manga Bocci the Rock prima di essere coinvolto nella realizzazione dell'anime? Saito dice: No, non lo conoscevo. Eh, Kerorira, il character designer, invece, era un grande fan del manga prima ancora di cominciare con, eh, con l'adattamento. Eh, quando è stato proposto la, il progetto di adattamento, Kerorira è stato colui che ha suggerito il mio nome in, eh, per fare il regista. Eh, dicendo appunto che sarei stato un regista con cui avrebbe, con cui avrebbe voluto lavorare. Solo dopo, Sciotomeara, il producer dell'animazione, eh, il produttore dell'animazione, eh, mi ha eh, contattato. Con ehm, eh, offrendomi appunto la, la possibilità di avere questo ruolo, ed è stato allora che ho letto il manga per la prima volta. Eh, credo lo conoscesse davvero solo Kerorira in tutto il Giappone, no? Dai, ora, non, es non, è, non è esagerare, cazzo, dai. Cioè, non, era, non era un manga poi così famoso, chiaramente. però la sua nicchia, questa roba del Kirara, lo sai benissimo, ce l'hai ed è anche abbastanza fervente, dai. Ehm, tanto che, tanto che quante persone poi si sono lamentate dei cambiamenti nel design di bocci, il fatto che nella scena della vasca da bagno si veda in costume anziché nuda e quant'altro. Insomma, queste devono essere tutte persone che per forza già conoscevano appunto il manga e lo amavano sicuramente per i motivi per cui lo amiamo noi. Ovvero le tette di Boci che nell'anime sono completamente scomparse, almeno per ora. Um, pa, 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 pa. Quali sono stati eh, i tuoi primi pensieri? Che cosa hai pensato la prima volta che lo hai letto? Riferito ovviamente al manga, eh, prima di leggerlo pensavo che sarebbe stata una storia, Slice of Life di quelle cose, quelle eh, confortevoli, di quelle rilassanti. Eh, che ruota intorno a una band. Eh, un po' come Kejon. <ride> eh, però, quando mh, sono arrivato alla fine del primo volume, con la lettura, eh, la mia impressione dell'opera è cambiata. E um, ho trovato che fosse un'opera un intelligente sotto tanti punti diversi, sotto tanti aspetti diversi. Eh funziona sia uh, per l'umorismo che come eh, sia per l'umorismo da uh, commedia slice of life sia però nel, nel descrivere i suoi personaggi nel caratterizzare i suoi personaggi come anche un uh, un drama coming of age quindi come una storia di maturazione personale una storia di crescita cose che appunto noi abbiamo visto molto bene nelle primissime puntate ma poi che stiamo vedendo anche ora ehm um... Andando avanti, la, la puntata 8, cioè, la, la parte finale con uh, Bocci e Nijika è qualcosa di incredibile. Um, ci sono alcuni aspetti uh, che, eh, hai che hanno catturato la tua attenzione. Um, Saito risponde: Quello che eh, mi ha impressionato di più è stato quanto acuti fossero le quanto acute fossero le gag eh, in generale, appunto, in tutta l'opera, quanto fossero mh, puntuali, no, precise, argute. Um, è un'opera che eh, io metterei all'interno del genere delle ragazzine carine no il nostro cute girls doing cute things eh, ragazzine carine che fanno cose carine eh, ma vedere la faccia di Hitori la protagonista eh, costantemente deformarsi al punto vedi la faccia di Hitori con... deformarsi costantemente al punto da chiederti se non abbiano esagerato a volte ehm... Um... Inoltre, eh, personalmente mi piace molto eh, che i personaggi non sono totalmente dipendenti gli uni dagli altri all'interno della relazione, nella relazione che vediamo appunto fra eh, le, nostre le nostre quattro protagoniste. Di solito in opere in cui eh, c'è un gruppo di ragazze di questa età, eh, ci sono tantissime scene in cui queste hanno dei rapporti molto intimi, eh, dove si, mh, uh, si espandono molto e si godono insieme tutti i trend del momento, insomma la, la vita fondamentalmente da teenager. Eh ma i, i personaggi in questa serie non sono visti molto in questo modo sembra che invece rispettino molto l'individualità degli altri e lo spazio personale quindi insomma la differenza che lui vedeva rispetto alle classiche serie slice of life pubblicate su manga time kirara e poi adattate anime quindi quelle appunto con le ehm, ragazzine carine che fanno cose carine che di solito queste sono tutte amicone no appena formano il gruppo eh, diventano molto molto intime sempre ragazzi Molto dipendenti l'una dall'altra, mentre invece quello che succede in bocci non è esattamente questo. Per quanto loro siano amiche hanno anche comunque questo aspetto di eh, rispetto personale e un po' di distanza, perché comunque è un'amicizia che si sta formando. Ormai è ancora poco il tempo che hanno passato insieme. E loro al momento, appunto, sembra che proprio si vede che rispettano i propri spazi personali. Ognuna, comunque, ha i suoi sogni obiettivi, ognuna ha le sue motivazioni per fare quello che fa e nell'interagire non vanno calpestandosi i piedi, non vanno eh, poi a... Um, come si dice? A essere troppo invadenti, ecco, questo era... invadenti penso fosse il termine più, più giusto. Sì, sono d'accordo, Ristopiai Eva basta a nel 2022. Eh, il nostro cazzo che ci dice, vero questo, sono abbastanza staccate, ognuna ha la sua storia, esattamente, no, no, per me è chiarissimo, anche adesso lo spiega... Um, Uh, lo spiega meglio poi anche nelle parole andando più avanti. Questo concetto che per me è molto interessante e molto importante per la lettura di Bocci. Uh, Shikaku che ci dice: Anche perché l'ultima volta che qualcuno ha invaso lo spazio di Bocci è diventata cenere, eh, letteralmente, <ride> nell'ultima puntata. Uh, tanto non, non, ci, ci mancava per adesso no? la citazione a, a Rocky Joe. Um, anche io, quindi riferendosi a, a se stesso, il buon Saito dice: eh, Anche io non sono molto bravo ad avere a che fare con le persone. Perciò mi trovo molto più a mio agio a vedere una relazione di questo tipo, in cui c'è un, un buon senso della distanza, in cui appunto i personaggi eh, riescono a eh, interagire, essere amici, ma mantenendo ognuno la propria individualità e il proprio spazio personale. Eh, questo per me è un altro aspetto che rende appunto questo manga così speciale, così particolare. Ci sono dei dettagli specifici a cui ha prestato attenzione eh, nel cercare di tradurre i dialoghi e i movimenti dei personaggi dal manga in animazione? questa è anche una domanda interessante perché appunto cioè, ricordiamoci che Bocci de Rock eh, pubblicato su Manga Time Kirara nasce come uno Yonkoma quindi un fumetto a quattro pannelli di quelli in struttura verticale con le quattro vignette tutte uguali in cui c'è un'introduzione una gag, un momento di, il, il momento del plot twist e poi la, la gag finale che appunto porta alla conclusione della storiella e sono tutte cose stand alone cioè non sono, colle, sono collegate fra di loro ovviamente dal passare del tempo ma non c'è necessariamente necessariamente un filo che porta sempre da una gag a quell'altra, si può anche saltare di parte in parte, e eh, oltre a questo poi ovviamente per una persona, per un regista più che per una persona qualsiasi, per, una, per un regista, appunto, riuscire poi a tradurre quelli che sono i, i pochi dialoghi eh, che può avere, appunto, una struttura in quattro pannelli e i movimenti che può fare un personaggio nella limitazione di quella che è la, eh, la griglia no, del, del fumetto ehm, può diventare appunto qualcosa di complicato. Vediamo appunto come Saito poi... Eh, Agisce su questo aspetto. Per quanto riguarda i dialoghi, ci siamo assicurati che ehm, la comunicazione Itori non fosse brava. Non ce la faccio a chiamare Itori perché è bocci. Eh, eh, ci siamo assicurati che eh, Itori non fosse brava, abbastanza brava nel comunicare con gli altri personaggi. Eh, la struttura fondamentale, eh, praticamente, vede la trama che procede. Mentre Itori eh, ha la testa tra le nuvole, spazza nel suo mondo. Infatti, appunto, abbiamo no, i personaggi che interagiscono con l'ambiente che parlano fra di loro ogni tanto la nostra voce chiappa e parte no? di vaga e la vediamo entrare nel suo mondo um... Ci sono molti casi, appunto, in cui nel mezzo di una normalissima conversazione eh, Hitori a un certo punto finisce nel suo mondo, e nel frattempo gli altri personaggi continuano a portare avanti per conto proprio questa conversazione. Questo lo si vede, per esempio, nella scena dell'Izakaia nello scorso episodio, ma poi, bene o male, si vede insomma in tutti gli episodi. No? Vediamo spesso Nigika e Ryo che parlano fra di loro con la voce che finisce in sottofondo, e intanto Bocci che, tipo, se viaggia con la fantasia e diventa Plastilina, mentre ci sono i personaggi che ruotano nel um, come si dice nel durante la giornata dello sport no? eh, trovate fra l'altro divertentissime secondo me per rendere no l'idea dell'estraneazione di 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 bocci nel rispetto al resto del rispetto al resto del cast ehm um, eh, immagino che Erika Yoshida eh, che, è la, che è la sceneggiatrice appunto della serie eh, che deve integrare questi, questi scambi e questi, um, queste alternanze di momento di dialogo nel, in quanto lei è appunto la sceneggiatrice della serie eh, deve aver trovato questa cosa questo processo di rendere la, eh, i dialoghi Abbastanza, ehm, abbastanza arduo, abbastanza complicato, challenging, nel senso di come se fosse una sfida, no? Eh, io dal canto mio ho prestato molta attenzione a come le frasi eh, dovessero essere inserite e a come le scene dovessero essere tagliate a livello di storyboard. Nella fase, quindi nella fase di scrivere, di, di realizzare lo, lo, lo storyboard, realizzare lo, lo scheletro della puntata, eh, quello a cui prestare attenzione è come inserire il dialogo e dove tagliare le varie scene. Ad esempio eh, se mostrare eh, i pensieri di Boci sullo schermo e eh, pensare se nel frattempo dovessi continuare a eh, far sì che lo spettatore processasse la conversazione che stava succedendo al di fuori oppure se invece tradurla come solo dei rumori di sottofondo che non è necessario sentire. Quindi la differenza fra far continuare appunto a sentire proprio quali sono le, le frasi che si dicono gli altri personaggi mentre Boci fantastica oppure se lasciare soltanto un brusio di sottofondo. Eh, considerazioni come queste sono quelle che mi hanno dato più difficoltà nella produzione dell'anime. Eh, a che cosa hai prestato attenzione invece nell'esprimere i movimenti dei personaggi? Qui abbiamo parlato delle parole, adesso appunto passiamo ai movimenti. Eh, avendo, avendo iniziato la mia carriera come animatore, eh, amo pensare a come eh, persone e oggetti si muovono. Giustamente da, da animatore era quello il suo lavoro prima di fare il regista. Ehm, per questo motivo abbiamo prodotto, la, le, abbiamo prodotto il cartone. Eh, mentre continuavamo a dare attenzione costante a eh, come continuare a sviluppare i personaggi attraverso le, il loro modo di, 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 di le loro pose e il loro modo poi di comportarsi, di agire, di, di recitare. No? Noi usiamo spesso il termine acting anche nell'animazione, prendendo appunto dal teatro, dal cinema, no. Perché fondamentalmente anche i personaggi animati vengono animati e quindi sono, sono come degli attori che recitano. Quindi usiamo proprio il tempo di acting. Anche da lì viene poi il character acting, no? la character animation, quindi il modo dei personaggi di recitare sullo schermo. Uh, in altre parole, in una scena dove Hitori uh, si muove in un modo eccentrico, come possiamo renderla più divertente in modo tale da tirare fuori ancora meglio la sua personalità? Uh, un esempio, c'è una scena dopo la prima performance dal vivo, dopo la, 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 il primo concerto, uh, dove Itori si avvicina, uh, come cacchio si dice creep up in italiano, uh, si, si avvicina co con fare, uh, non so, inquietante uh, alle altre ragazze. Uh, vedere quella scena vedendo quella scena nel manga ho passato molto tempo a pensare a come avrei potuto renderla divertente in animazione. Uh, inoltre, se, proprio per le, per le scene dove ci sono le, i concerti, per le scene con le performance della band, uh, questa è molto interessante. Uh, usiamo uh, dei video con, delle, con degli attori reali che uh, recitano basandosi sulle, come base per l'animazione. Abbiamo chiesto a questi attori di tenere in mente la caratterizzazione di ogni personaggio. Uh, così da poter, appunto. Eh, fare la loro, la loro interpretazione ehm, per, 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 per poter mantenere, appunto, questo. Um, come si dice? Uh, per poter mantenere, insomma, quello che è il carattere dei personaggi mentre suonano così, poi da poterlo, ri, da poterlo poi riutilizzare in animazione, da poterlo ricalcare per l'animazione. Uh, Matteo, che ci leggi un attimo anche un po' di chat. Ci dice due citazioni di giù in una singola stagione non male. Mi pare che ce ne, siete, ce ne siano state anche di più di due. Eh. Mi sa che ce anche un'altra se non ricordo male. Uh, pa, 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 pa. Sì, esatto, come dice io. Anche nel settimo con Nigica e Kita che dicono che bocci a quel suo momento. Sì, infatti, poi se ne parla anche dopo. Appunto, di questi momenti. Con, con bocci, che proprio ha questa caratteristica. No? I personaggi che eh, diventano consapevoli di questo suo modo di essere. Questo è interessante. Ne parla più tardi. Non mi ricordo sempre se in quella di Saito o se in quella di Kerorina, ma mi pare in questa di Saito e... Giorgio per il tuo futuro articolo 3 più 1 sul 2022 metterai bocci, ma dipende Phil se fai uscire quell'altro prima no, dipende che cosa mi chiedi dipende che cosa mi chiedi di scrivere stavolta Phil, se mi chiedi ancora di scrivere dei migliori anime dell'anno sicuramente sì um, ok quindi insomma comunque un ecco, una, cosa da tenere, una cosa interessante, una cosa da tenere in considerazione anche per chi eh, tempo addietro appunto aveva speculato sul fatto dell'animazione in computer grafica per eh, le scene dei live. Eh, ricordatevi che appunto sono stati usati degli attori dal vivo per registrare appunto i video delle performance e poi dopo appunto ridisegnati sopra. Poi se non ricordo male... Avevo letto in un tweet uh, di, di um, Yoshihara. Mi pare si chiama il, ora non mi ricordo i nomi, ragazzi, perdonatemi. Ma quello che si occupa proprio della regia, delle scene dal vivo. Che oltre a questo, si erano aiutati anche con, la, con i modelli in computer grafica, con dei prop in computer grafica. Per quanto riguarda gli strumenti, chiaramente, anche perché appunto disegnarli ex novo in ogni singolo frame eh, in ogni singolo appunto in ogni singolo disegno è un po' un casino eh raga mi state spoilerando praticamente tutto quello che diranno nelle interviste che c'è anche Shikaku che ci dice comunque a proposito di character acting spicca molto l'intesa fra Rio e Nigica, soprattutto durante i concerti c'è un'altra parte appunto dell'intervista dedicata proprio a questo cioè che parla proprio di questo aspetto qua eh, quindi lo vediamo tutto dopo però sì è incredibile e eh, fra l'altro tra questo si nota tantissimo nel... Kawakami, grazie Matteo, grazie Matteo, sì pensavo a lui ma non mi ricordo, io no, con i nomi ragazzi purtroppo già non mi faccio difficoltà con quelli degli italiani, figurateli con quelli dei giapponesi, e, mh, dicevo appunto nella nel primo episodio la parte in cui ci sono Nichika e Ryo che si guardano, con si si guardano e grazie a questa intesa eh, riescono ad andare a suonare come si deve, che appunto è un simbolo no, di grande comprensione, di grande complicità fra musicisti, e poi anche nella, nella puntata 8, quella, di, di questa quella uscita la settimana scorsa, questo sabato, eh, in cui poi c'è anche quel bellissimo parallelismo fra i layout nell'animazione, fra la prima canzone, quella suonata male, e la seconda canzone, quella suonata bene, che è veramente una figata. Eh, sono cose che... Ehm, ti fanno rendere conto non soltanto della cura con cui il cartone viene, eh, la cura che viene dedicata al cartone, ma anche di quanta attenzione al realismo e di quanta attenzione al, eh, a rendere davvero l'idea di realtà della musica liceale che ci sia no, nel, nella scena. Io in passato, quando facevo il liceo, poi anche durante l'università, ma in particolar modo anche nel liceo, appunto, ho suonato in una band e vedere appunto queste cose eh, nel cartone ti fa riportare alla mente con estrema fedeltà quelle che erano le sensazioni e le. Mm, ehm, anche le, le scene no? che poi vivi durante un concerto, come ad esempio vedere la, il batterista che va completamente su un altro tempo rispetto a tutto il resto della band, eh, la cantante che non riesce a tirare fuori la voce nel modo giusto perché colta l'emozione o in questo caso dalla tristezza dell'avere poco pubblico che ti, te, che, che ti segue e che ti ascolta, eh, il chita la chitarrista bloccata che non riesce a liberare la sua vera bravura perché è troppo intimidita o troppo... In se stesso, sono tutte cose che si vedono dal vivo e che nel cartone vengono trasmesse in una maniera eccezionale. Um, ok, torniamo all'intervista. All uh, nel primo episodio, appunto, quello che dicevamo prima, uh, c'è uh, una performance in cui che vede appunto i tre personaggi. Uh, suonare all'interno dello starry, il nostro amato locale starry. Um, come hanno fatto gli attori a esprimere i personaggi per questa scena? Quindi qui si parla proprio degli attori veri e propri, quelli in carne rossa su cui sono stati poi basati i video, cioè su cui sono stati registrati i video e basati la. Um, um, come si dice? La. Um, il disegno, no? l'animazione sopra. e Io cantavo, Shikaku. In realtà ero bene o male la, alle, alle cose, alle superiori ero la chita del gruppo. In realtà, perché cantavo e facevo finta di suonare la chitarra, poi la, quella l'ho ammollata completamente quando sono andato all'università. Cioè, cioè, nel senso, ho sempre la chitarra, ma non ho mai, poi mai approfondito, mai preso veramente le lezioni, sempre strimpellato comunque soltanto per goliardia eh, nei momenti più ignoranti delle, <ride> delle nostre serate o delle nostre prove. Eh, allora. Um... Eh, dato che pensavo che Itori eh, non. Mentre suona nella Chess Occubando, Chess eh, Band mi fa troppo ridere come nome, fra l'altro. Eh, pensavo, siccome pensavo che Itori non facesse dei grandi e larghi movimenti, attivi movimenti eh, mentre suona, abbiamo chiesto al, um, all'attore che la interpretava di. Eh, mh, Stare attento alla propria gestualità, no? A, a avere una posa abbastanza sottomessa e eh, dei movimenti, appunto, non tanto accentuati. Infatti si vede, appunto, no? Con le spalle chiuse, la testa bassa, schiena inclinata, eh, le mani che non fanno movimenti molto vistosi, il corpo, insomma, che sta fermo e questo. Per dare, appunto, l'impressione che non fosse abituato a eh, suonare su di un palco, a suonare insieme ad una band. Ehm... Ryo è simile a Hitori nel senso che anche lei normalmente è una ragazza molto tranquilla. Eh, ma ho avuto l'impressione, questo penso attraverso appunto la lettura del manga, eh, che quando si esibisce, che quando suona, eh, è uno di quei personaggi che eh, si, si scatenano no? eh, nel suonare lo strumento, in questo caso il basso, eh, quindi per le registrazioni. Eh, abbiamo chiesto all'attore eh, o all'attrice non, non lo so se fosse un maschio o una femmina eh, abbiamo chiesto comunque all'attore di eh, suonare di suonare con tanto entusiasmo ehm in quanto batterista, Nijika invece è stata difficile da caratterizzare attraverso, la... attraverso il suo modo di suonare. Alla fine, eh, giustamente, per i movimenti no? che prendono tutto il corpo, la batteria richiede proprio un determinato tipo di moto. Quindi, a parte magari ehm, cose esterne al modo di suonare in sé, come il modo di lanciare le bacchette o il modo di fare espressioni, eh, diventa magari più difficile caratterizzare attraverso il movimento. Ma in quanto, eh, questo è quello che diceva Shikaku: eh, in base a quanto vecchia amica di Ryo. Eh, abbiamo aggiunto dei gesti che mostrassero eh, che le due hanno una conversazione silenziosa all'interno dell'esibizione e abbiamo messo molta enfasi sul, loro, eh, eh, sul fatto che i loro occhi si incontrassero, sul fatto che appunto si guardassero negli occhi, questa è una cosa chiarissima, fra l'altro necessaria appunto per la parte quella ritmica no? della, del concerto, del, della musica, perché giustamente ci vuole complicità fra basso e batteria per mantenere poi tutta la struttura della ritmica. Um... Eh, le scene delle esibizioni, le scene dei concerti sono una parte molto importante nella traduzione dal manga all'anime, quindi nella trasposizione da manga anime. Per questo ci siamo, abbiamo consultato lo staff che si occupa del manga. Ehm, e, e abbiamo stabilito insieme a loro eh, come avremmo dovuto rappresentare eh, i vari personaggi che suonano alle, nel processo di produzione. E, mh, spero che appunto le persone. Eh, Possano tornare a riguardare di nuovo il, la performance del primo episodio e prestare molta attenzione anche per le performance che, che vedremo dopo. Qui, fra l'altro, c'era proprio la, la scena molto, molto bella appunto di nuovo del, qua. del concerto. Non capisci nulla, grazie, Lu, per la sub. Grazie mille, grazie mille, Lubian. Eh, dicevo, qui vediamo appunto la scena. Con il scenario, vedete proprio i movimenti di Bocci che è tutta eh, racchiusa su se stessa, con le mani che si muovono piano. Mentre invece rio scatenata, Nigica che cerca lo sguardo. Proprio oltre, ovviamente, al movimento, oltre all'animazione. Si vede tantissimo anche nelle luci. Chiaramente, non è un caso che Bocci, che sta dentro uno scatolone, sia al buio e quindi tutto da un senso più, più malinconico, più triste, mentre invece le altre, illuminate dai faretti risaltano molto di più. Eh, pa 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 pa, Joel che dice: Ah, quindi Katia Solentino, la voce uffiola è vostra mascotte. Sì, Joel, da un bel po' di tempo, eh, da quest'estate, da prima di quest'estate, se non ricordo male, abbiamo fatto eh, le voci con lei. Avevo fatto anche un post su Instagram, probabilmente te lo sei perso. Eh, pa 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 pa. Torniamo all'intervista. Torniamo all'intervista. Soprattutto all'inizio, Hitori um, è il cuore che porta avanti la storia di Bocci de Rock, chiaramente, giustamente, visto che è la, è la, la, la protagonista per, per antonomasia, per eccellenza. Uh, potresti dirci quel, qualche considerazione specifica che hai fatto per uh, dipingerla? Saito risponde... Uno dei, eh, una parte fondamentale del suo fascino è il fatto che sia un po' strana e diversa da tutti gli altri, io sottolineerei questo lit a little, quando direi a lot weird piuttosto che a little weird, perché è, è, è molto strana, non è solo un po' strana. E, e diversa appunto da tutti gli altri Attraverso la storia ci sono dei momenti eh, In cui questo aspetto viene molto messo di fronte allo spettatore Prende, grande prende proprio la luce del palcoscenico E eh, abbiamo fatto del nostro meglio per cercare di mostrare questo suo lato eh, Buonasera Mike, buonasera anche a te eh, Per cercare questo suo lato Ma abbiamo fatto anche tanta attenzione al fatto che questo aspetto non uscisse fuori troppo pesante. Eh, perché poi avrebbe rischiato di far sentire male le persone che, eh, che guardavano lo show avrebbe potuto mettere potuto magari attristarle. Così che anche le altre persone che guardano, lo che guardano il cartone e che hanno, poche, che hanno delle, la, anche loro l'ansia sociale o comunque delle eh, difficoltà nel comunicare, eh, non si sentissero oppressi, non si sentissero schiacciati da, da questo suo modo di essere. Ehm. Um... Um, una, un altro aspetto appunto relativo a Hitori è il fatto che inoltre, oltre a questo, oltre a questo aspetto, oltre ad essere strana, oltre all'essere diversa dagli altri, però ha anche delle abilità straordinarie. E per questo abbiamo cercato di, di trasporre sia i suoi lati positivi che i suoi tratti negativi. Um, in, modo, in tutti... Entrambi in modo memorabile. Tra l'altro mi accodo, caro Dan. Kita Chan. Dea assolutamente. Kita Chan. La sua Kita ora è tipo il momento mio preferito di ogni puntata quando c'è. Cioè. Ehm, e quindi, insomma, quello che hanno cercato di fare è stato appunto un bilanciamento fra i lati positivi e quelli negativi. Ma in modo tale che entrambi risultassero memorabili. Eh, quello che volevamo fare era farvi ridere mh, quando Hitori fa qualcosa di strambo, ma anche farvi mh, ammaliare, no? lasciarvi catturati quando invece mostra il suo lato fico, cosa che insomma, di tanto in tanto succede, eh, soprattutto appunto quando, quando la piccola suona, ehm. C'è stato qualcosa in cui hai personalmente prestato attenzione nel, nell'adattare le conversazioni fra i personaggi? Eh, Saito appunto risponde è una sorta di continuazione di quello che, stavamo già, che abbiamo già detto prima eh, ciao Sodaci eh, ben arrivato eh, dicevo è una continuazione di quello che, che, che stavamo dicendo ma appunto quando Itori si perde nel suo mondo e si comporta in modo strano eh, ho cercato di utilizzare le reazioni degli altri ehm, in modo tale che lei non risultasse troppo patetica perché giustamente quello che dicevamo fra l'altro anche gli altri giorni quando abbiamo commentato eh, la serie quando abbiamo parlato sia insieme che poi io negli altri lunedì appunto di voci era il fatto che per quanto la condizione eh, di, di, di itori sia appunto una condizione abbastanza pesante eh, da affrontare nella vita reale però non risulta mai eccessivamente patetica o non risulta mai un personaggio eh, appunto forzatamente triste e malinconico no? come invece si è visto in altre serie in questo caso appunto eh, la cosa viene smorzata perché l'effetto comico e il contesto riesce al contempo a far passare la, la, la complessità del suo carattere, dei motivi che l'hanno portata a essere appunto eh, questa persona che fondamentalmente è un agglomerato d'ansia che cammina ma al contempo appunto a farti ridere e a non farti pesare la cosa, a non farti sembrare che stiano facendo appunto del patetismo nei i confronti eh, Il modo che appunto Ha trovato per eh, Dare queste, queste reazioni Che non facessero risultare Il comportamento di Bocci troppo patetico eh, Nella maggior parte delle volte È una risposta matura eh, Data con tono eh, Distante, distratto e per niente Appunto interessato eh, Ma in un modo buono, no? Mentre altre volte, appunto, dandole una mano. Questo lo si vede, per esempio, nei momenti in cui, appunto, gli altri personaggi fanno tipo eh, Bocci chiama Terra, cioè Terra chiama Bocci. Oppure eh, quello che diciamo prima, appunto, è entrata di nuovo in quella. sta facendo quella solita cosa. Insomma, queste cose qua. Che vengono tutte fatte in una maniera molto eh, da un certo punto disinteressata, distaccata, no? Però, appunto, sempre amichevole. Um, il manga è ricco di una varietà di espressioni facciali, ovviamente, soprattutto per Hitori. Uh, in, su, cosa si, su cosa ti sei concentrato in questo aspetto nella produzione dell'anime? Le facce nel manga sono molto divertenti, e per la maggior parte abbiamo cercato di preservare quel divertimento uh, e di mostrarle nel modo migliore possibile. Personalmente penso che eh, le ragazze che hanno ehm, una bellezza senza, senza, senza difetti, una bellezza perfetta, non siano tanto carine quanto le ragazze che invece sono un po' misteriose o che ogni tanto fanno facce strane. E eh, per poter dimostrare questo. Ehm, questo loro appeal, no? Questo, questa loro bellezza a tutti gli altri, eh, ho cercato di, di rappresentare quanto fosse carina Bocci anche quando fa le facce strane. Penso che ci sia riuscito alla perfezione, cioè ci siano riusciti alla perfezione. Eh, ciò nonostante, per delle scene in cui la sua faccia si deforma veramente, abbiamo ovviamente dato priorità all'umorismo, alla gag piuttosto che al suo essere carina. Uh, vediamo un po' che c'era in chat La preferita di Yoel è Rio, eh, La mia è Kita uh, La Kita ora è un'idea meravigliosa Assolutamente d'accordo Klaus Voci uh, che impacchisse quando le chiedono di farsi i social media è un capolavoro del Weird Sì assolutamente Tra l'altro con quella scena eh, meravigliosa con lei che crolla a terra Si contorce come elettrificata Bellissimo Tra l'altro tu c'è cioè, Un'altra cosa che veramente amo appunto di sto cartone è proprio la creatività, no? Con cui la gag, bene o male, è, è sempre la stessa, ok? Perché è sempre lei che eh, per l'ansia si contorce. Ma ogni volta è diversa rispetto a quella precedente. Perché tutte le volte si inventano un altro meccanismo ancora più divertente di quello prima per rendere, sta, per rendere la gag. E poi diventa Godzilla, come ci ricorda Yoai, giustamente. Allora, ok. Torniamo alla struttura narrativa, appunto la serie, perché giustamente un conto è fare un fumetto a quattro pannelli, altro conto è fare un episodio da 24 minuti che fili tutto liscio senza fare la divisione. Ah, aspetta, faccio, prima leggo Blink e poi dopo andiamo avanti. Uh, secondo te già giù, vedendo lo staff e le loro conoscenze, potremmo avere un episodio diretto da Norifumi Kugai. Uh, dovrei ricordarmi chi è <ride> Kugai. Eh, lo dicevo prima, Blink. Io purtroppo, ragazzi, con i nomi faccio tanta fatica. Magari se mi aggiungi che cosa ha fatto o per quale motivo dovrei ricordarmelo, uh, te lo posso dire. L'unico che ti posso dire è che ero sicuro al 100% che ci sarebbe stato Kawakami. Quello proprio l'avevo dato per scontato prima ancora che cominciasse il. Il cartone... Lei che diventa la miniatura del monopolo e ripercorre la vita disoccupata... Bellissima anche quella... Ma veramente sono, sono una più bella delle altre... Le... Quelle gag lì... Eh, torniamo a noi. Allora, dicevamo appunto, eh, parlando appunto del fatto che eh, bisogna poi creare la struttura di un episodio che si regga appunto per contro, proprio e che porti avanti una, stru una, ehm, una struttura lunga 20 minuti. E non soltanto, dove è finito il cavo? Eh, e non una roba spezzettata, come appunto sono poi eh, i singoli capitoli di uno. Io in coma, l'intervistatore chiede. L'anime aggiunge delle scene originali che riempiono gli spazi fra eh, appunto le, le varie, i vari capitoli a quattro pannelli del manga. Ehm... Oh, scusate, ehm... oltre che ovviamente interpretare e dirigere poi queste scene in modi molto unici, in modi davvero unici. Ehm. Questo, questo aspetto, no? questo appunto riuscire a integrare cose originali mantenendo lo spirito del fumetto e eh, di dirigendo il tutto in modo unico, ha richiesto delle attenzioni speciali oppure ha causato dei problemi? Saito ci dice: eh, Il manga era già molto divertente di suo, perciò all'inizio abbiamo fatto sì che Erika Yoshida, appunto ricordiamo la, la serie's composition, quindi la, la, la sceneggiatrice della serie, eh, si concentrasse su riempire gli, gli spazi, riempire i vuoti fra un pannello e l'altro eh, in modo che fosse logico e realistico. Ma mentre procedevamo nello scrivere lo... la sceneggiatura, ci siamo resi conto che il realismo non era l'unico modo per esprimere il fascino dell'opera, il fascino de... del manga. Così, per poter dipingere l'energia delle scene comiche ed esprimere al contempo le emozioni del dramma adolescenziale, abbiamo usato un metodo e un approccio che soltanto con l'animazione è possibile. Eh, quelli, appunto, di cui poi parlavamo anche prima, con le varie integrazioni di eh, live action, tecniche differenti di animazione e quant'altro. Um, oltre che aggiungere delle gag complementari, supplementari che collegassero le scene, eh, ovviamente aiutati anche dallo staff del manga, quindi concordando comunque anche con eh, lo staff del manga. Inoltre, dato che l'anime viene prodotto come serie televisiva. Ehm, diciamo, visto che l'anime viene prodotto come serie televisiva, volevamo che ogni episodio avesse un eh, focus chiaro su quello che racconta e soprattutto che eh, fosse conclusivo, che arrivasse poi da un punto a un altro. Per questo abbiamo prestato attenzione a come ogni, al flusso di ogni episodio partisse dalla opening e arrivasse alla ending. E in modo tale che tutto quanto finisse su una nota soddisfacente. Metto un attimo il video di voce oh, che ho visto dei messaggi, ora li leggiamo un attimo. Eh, spero che Wakabayashi, eh, disperso da troppo tempo dopo Web, eh, forse... sa che per un po' non so quanto abbia voglia di lavorare, visto come è, uh, com è andata poi con Web. Lubian um, diceva era più un Game of Life che un Monopoli. Ancora più azzeccato. Sì, vabbè, era appunto una, una il gioco da noi non è mai diventato in realtà tanto popolare il gioco della vita. Se non ricordo male, uh, appunto è sempre stato più il, cioè il Monopoli alla fine. Il gioco per, per antonomasia. No? Il gioco da tavolo casalingo per Antonomasia. Um, pa 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 pa. Persino i genitori di bocci sono un elemento originale, nel manga della la sua famiglia appare solo la sorellina. Quindi tutta la scena dell'episodio con Kita e Nijika a casa di bocci è tutta inventata. Ah, questo non lo sapevo. Leonida, perché non l'ho, io non l'ho toccato proprio di striscio. Il manga, lo sapete che non li leggo. Ho visto ovviamente qualche tavola quando mi fede mi disse che sarebbe stato eh, animato e che mi sarebbe piaciuto. Infatti, ci ha, ha preso in pieno, ovviamente. E ho visto qualcosa poi che su Twitter e qualcosa che mi ha mandato anche cazz, Però non ho. Uh, non ho mai appunto guardato poi effettivamente che cosa ci fosse nel manga. Questa va, Bocci Godzilla, meravigliosa, che da, da, da larva poi diventa il Gozzillone, meraviglioso. eh uh, pa, 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 pa qui si passa poi un pochino alla parte sonora alla parte audio visto che giustamente parliamo di eh, una commedia ma anche una serie musicale ehm, se, se, si sente che eh, la rappresentazione dell'audio la rappresentazione di, di tutto l'audio e eh, non soltanto della musica ma proprio in generale proprio di tutto il comparto sonoro eh, giochi un ruolo importante ovviamente nell'adattamento di, di un manga in anime eh, soprattutto poi per un, una serie che parla di musica una serie in cui è presente una band musicale Uh, per Bocci, a cosa ha prestato attenzione per quanto riguarda appunto il sonoro, soprattutto nelle scene in cui le ragazze si esibiscono? Um... Non sono stato io, quanto più ovviamente il team musicale di Aniplex eh, che eh, si è occupato appunto di scegliere eh, il, il, quello che poi sarebbe stato il gusto delle sonorità eh, del cartone. Fra l'altro, ragazzi, se non lo sapete, nel canale, di, nel canale YouTube di Aniplex. Oltre che poi anche su Spotify potete trovare eh, legalmente tutti... tutte le insert song, tutte le canzoni della Kessuku Band eh, che sono già state caricate, rilasciate, stanno venendo rilasciate con calma come singolo. Poi a... dopo Natale uscirà appunto il CD quello che vi dicevo prima con tutte le canzoni della band. Eh, le trovate peraltro, sia sul, punto sul, sul uh, il canale YouTube di Aniplex che poi su Spotify. Ehm... Mentre, mentre il mio lavoro. Uh, mentre il mio lavoro era quello di prendere appunto le tracce e utilizzarle poi nella produzione uh, mentre andavo avanti con la produzione del cartone uh, mi consultavo spesso con loro quindi con il team appunto musicale di Aniplex uh, su quali sonorità uh, si sarebbero sentiti uh, si sarebbero sentite nei momenti di, di, di vita reale uh, durante una particolare scena perché se il realismo uh, avesse dato più impatto allora avrei ricreato questi suoni, eh, questi suoni basati appunto sulla vita di tutti i giorni, sulla vita reale, come erano? ma quando invece i suoni della vita reale eh, sarebbero invece serviti come rumore non necessario in una scena drammatica, ho preso la decisione di trattenermi e trattener utilizzare altri tipi di sonorità. Quindi, insomma, nei momenti di realismo in cui ci vuole dell'impatto realistico, utilizziamo un determinato tipo di suono, nei momenti invece più eh, drammatici in cui ci vuole un altro tipo di suono, utilizziamo quell'altro tipo di suono, giustamente, come dovrebbe essere appunto, appunto sempre. E sono stato costantemente a pensare a quale suono avrebbe fatto più comodo in determinati momenti dell'anime mentre andavamo avanti con la produzione. Eh, ora, come vi dicevo appunto, l'intervista è uscita parecchio tempo fa, quindi non era ancora uscito il secondo episodio, abbiamo visto soltanto il primo fino a questo momento. Eh, e ci dice appunto: con eh, il secondo episodio, che, che adesso è finalmente uscito, ci sono alcune scene che ha trovato particolarmente memorabili, eh, complicate, eh, oppure di cui è particolarmente affezionato, a cui è particolarmente affezionato? Eh, se devo dare una risposta ovviamente le scene dove, dove suonano le, le scene delle performance eh, Nella produzione di un titolo come questo, nella produzione di un titolo come Bocci de Rock eh, Il modo in cui trattiamo le performance dal vivo è estremamente importante E eh, ci è voluto molto tempo prima che riuscissimo a finalizzarle come volevamo eh, oltre a utilizzare eh, i metodi che sono stati proposti per le performance live eh, del primo episodio, Yukito, che è l'animatore che si occupa proprio della, della gestione e della supervisione a livello di supervisore dell'animazione dei live. Ha prestato grande attenzione ad un numero. Ha prestato tanta attenzione ad un gran numero di dettagli. Eh, questo, fra l'altro, si vede tantissimo. Per esempio, eh, in, um, nella performance del uh, quinto episodio, se non ricordo male, ehm, in cui praticamente si vedono anche i riflessi di tutta la band nella bottiglietta d'acqua. E dà da proprio anche questo senso no, di insieme, questo senso di unisono. Cioè, veramente tanto studio comunque nella costruzione dell'inquadratura del, del tutt'uno nel momento in cui vanno a, a fare queste scene di. A queste scene in cui suonano. Uh, questa attenzione e questa, mh, e questa cura uh, si sono poi appunto. Sono finite riflesse in quello che è quello che vedete. Um, quindi, quando anch'io ho visto la performance eh, live del primo episodio per la prima volta, perché giustamente eh, il regista fa lo storyboard, in certi casi fa lo storyboard, in certi casi fa, eh, appunto, proprio gestisce l'episodio, ma poi le cose le vede anche lui una volta che sono terminate, eh, sono, rimasto perso sono rimasto veramente impressionato e eh, molto felice appunto di quello, che di quello che siamo riusciti a fare. Eh, ringrazio ovviamente per la risposta eh, Cosa invece per il secondo episodio? Eh, il, regista, il regista del secondo episodio è Yoshiyuki Fujiwara eh, un, un veterano stagionato della, di anim, nel, nella produzione e nella realizzazione di anime Slice of Life eh, Da lui ho imparato molto eh, come mostrare la personalità dei personaggi eh, sotto la luce migliore possibile eh, sono stato io a fare lo storyboard dell'episodio, eh, ma quando ho visto l'episodio completo, Nijika, ad esempio, ha mostrato molte più eh, reazioni... Ehm, come si dice saptol in italiano? Eh, papapapa, come lo dico? Eh non mi viene il termine, eh, che, che, che non è sottili, cioè io non è il termine sottili quello che sto cercando, sono più, come si dice, qualcosa che non si nota tanto, eh, qualcosa che c'è ma non si vede se non ci presti attenzione, eh, rispetto a quello che eh, invece avevo messo io nello storyboard. E in generale tutti i personaggi sono risultati molto pieni di vita. Penso che eh, ne siano usciti molto carini. Un esempio appunto relativo a questo fatto è tipo la scena in cui Nijika eh, stringe il, la, il, la felpa. Che ha, cioè, una scena in cui lei ha il braccio sul lungo, la, lungo, la, lungo il fianco e stringe con la mano eh, il, la, la felpa. Dove inizialmente lei avrebbe, soltanto avrebbe dovuto soltanto stringere il pugno, questo l'aveva scritto, scritto proprio Fujiwara in un tweet, eh, avrebbe dovuto appunto stringere il, soltanto il pugno ma poi è stato cambiato per far sì che lei stringesse invece appunto la felpa, dando un, uh, un senso anche diverso no? rispetto a quello che è, magari lo stringere il pugno può mostrare più rabbia mentre invece stringere la felpa più frustrazione. Insomma, sono queste, sono queste le, subtlet le subtleties, no? Le, le piccole cose che danno eh, personalità, che danno caratteristica a un movimento. Ma sono, appunto, piccole, sono cose che si notano soltanto se ci presti veramente tanta attenzione. E... Dal, per, per il terzo episodio, e per i prossimi che ancora non sono stati trasmessi, ci sono delle scene che eh, non vede l'ora, appunto, di cioè che ci consiglia di aspettare con ansia. Ehm, tutti, tutti i registi dell'episodio che sono. Eh, tutti i dell'episodio che hanno partecipato appunto alla produzione di bocci hanno avuto tante idee differenti. L'abbiamo visto per dire anche nel quarto episodio appunto, di. Um, Yusuke, Yusuke Yamamoto, uh, scusa, so, ho fatto ricordare il mio nome. Uh, Yusuke Yamamoto, che è appunto molto particolare nell'utilizzo dei live action uh, e delle inquadrature uh, e dei filtri anche molto figo. Ehm um, e anch'io ho fatto il mio meglio per accettarne quante possibile, no, di queste, di queste idee, di queste proposte. Eh, ci sono delle volte dove eh, anche io eh, ho proposto, appunto, sono io quello che propone delle idee che vanno un po' fuori dagli schemi e pensiamo eh, ogni giorno tutti insieme, come un solo team, come un punto, un team unico, a come rendere l'anime quanto più divertente possibile. Il risultato di questo, come risultato di questo processo, eh, Bocci è una serie eh, ricca di diversità fra, fra mh, appunto il comparto visivo e la, e la regia, di, sia a livello artistico che a livello di direzione. Eh, una diversità che probabilmente non potete vedere in tante altre serie anime, eh, soprattutto in questo periodo, soprattutto in televisione. Eh, spero che continuate appunto a tenerlo d'occhio eh, e che mentre continuate a guardare il cartone. Ovviamente noi lo abbiamo fatto anche perché, appunto, più si va avanti e più le trovate diventano particolari, no? Uh, a volte, appunto, ai limiti dell'assurdo, come appunto il, uh, i momenti in cui giocano con uh, eh, sembrano delle, dei, dei burattini fatti di plastilina, no? Tante cose, tante cose strane che, insomma, nell'animazione televisiva difficilmente si trovano. C'è cioè, tipo nella quarta puntata, sempre quella di, di Yamamoto. Il, la scena in cui praticamente si vedono i pensieri interni nella testa di Bocci rappresentati come un palloncino che viene fatto scoppiare e quello è stato proprio realizzato dal vivo, cioè è un palloncino filmato all'interno di uno studio eh, di cui fra l'altro potete trovare su Twitter tutti i le, tutte le retroscena, cioè proprio tutto è stato tutto eh, filmato e postato dall'account ufficiale della produzione. Uh, vabbè, per finire può lasciare un messaggio agli spettatori, e dice ho avuto il privilegio di trovarmi fra le mani l'adattamento di un manga così divertente e di poter creare un adorabile anime in un ambiente molto amichevole. Uh, tutte le persone che stanno lavorando alla produzione sono molto talentuose uh, e sono sicuro che stiamo creando qualcosa che un, sac che un sacco di persone potranno apprezzare. Uh, spero che voi guardiate bocci di rock fino alla fine e eh, grazie mille. Questo appunto era il commento del nostro Kichiro Saito, che è appunto il regista generale della serie, che poi in particolare si è, si, è occup, si è occupato del primo episodio. In particolar modo non mi ricordo se poi ne abbia fatti anche altri a livello di regista dell'episodio per adesso oppure no. Però appunto il primo episodio è opera oh, sua, che potete vedere, va bene, la clip. Vedete uno dei vari momenti, appunto, di eh, idea al character designer, a Kerorira, che forse è la character designer e eh, ovviamente. Eh, Capo, capo supervisore dell'animazione, Chief Animation Director, il CAD come viene abbreviato eh, spesso, Kerorira, che è probabilmente la persona a livello emotivo più coinvolta di tutta la produzione nella realizzazione di Bocci, visto che appunto è stato lui, come poi racconta anche qui e come ha raccontato precedentemente anche Shota Omehara, il producer, la persona che fondamentalmente ha chiesto espressamente di poter lavorare alla realizzazione del cartone. Uh, diceva il nostro Blink: uh, La parte in quattro terzi nel penultimo episodio. Se non sbaglio, è geniale. Che poi bocci come si compare, Bellissima! Sì, 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 bellissima anche quella parte. C'era anche, nel, uh, anche nell'ultimo episodio. Se non sbaglio, una parte in quattro terzi. Ora se non, non vorrei confondermi, ma mi pare ce ne fosse anche lì. Allora, passiamo al nostro Kirorira. Um, ho sentito dire che eri originariamente un fan del manga Bocci the Rock. Eh, esattamente, come diceva prima il nostro cazzo, cioè, probabilmente una delle quattro persone che lo leggevano lo leggevano già prima che diventasse famoso grazie all'anime. Eh, ho, ho iniziato a leggere il manga originale più o meno nel periodo in cui è uscito il primo volume. Eh, a partire dai personaggi. Passando allo al stile, al stile di disegno, molto carino, all'atmosfera generale e al suo senso della comicità, eh, ho trovato essere. Un, ho trovato questo manga essere appunto, un lavoro molto allineato con quelli che sono i miei gusti. In tanti aspetti diversi. Eh, come, come, come sei finito a lavorare a questo progetto animato? Eh, che Lori la risponde, fin dalla prima volta che ho letto il manga sapevo che avrei voluto lavorare a questo cartone. Se mai, appunto, fosse stato realizzato, se mai fosse stato annunciato un anime, avrei voluto lavorarci. Eh, per questo sono andato a giro a chiedere ai vari produttori eh, se avessero sentito qualcosa in merito a un adattamento animato. Eh, quando l'ho chiesto a Shota Umehara, eh, il produttore appunto di Cloverworks eh, di cui parlavamo prima, eh, lui ha chiesto subito al suo superiore se eh, potesse, appunto, se potesse essere un potenziale progetto e, mh, guarda caso, appunto, in quel momento era arrivata una proposta per, per poterlo realizzare. Eh, per questo gli ho chiesto se potevo essere coinvolto, appunto, alla, alla produzione e, e ho anche realizzato del, delle immagini dei personaggi, eh, li ho fatti vedere a tutto, insomma, ai vari produttori. E in questo modo mi hanno scelto come character designer per il progetto. Quindi, fondamentalmente, appunto, è andato da Umeara. Umeara gli ha detto che era arrivata questa proposta, ha preparato tutto, gliel'ha portata. Ha detto: Prendetemi, fatemi ci lavorare. Eh, fra l'altro. D'altro lato della storia, eh, in, un, in un suo tweet, eh, tradotto fra l'altro dal nostro caro Fede, Far From Nation, potete trovare appunto tutta la traduzione del tweet sul suo account Twitter. Eh, Umeara proprio raccontava che gli è stato proposto il. Eh, cioè che gli si è messo a parlare del manga di Umeara mentre stava andando ad una mostra e non la finiva più appunto di, di, di parlargliene. Eh, quali sono stati i tuoi primi pensieri quando hai letto il manga Bocci de Rock? Eh, quando ho letto il primo volume, ho visto Hitori Goto eh, come un um, personaggio particolarmente accattivante, eh, anche, facendo la, um, anche facendo il paragone con altri protagonisti di Manga Time Kirara, appunto, la rivista su cui viene eh, pubblicato Bocci the Rock, che è una di quelle riviste. Molto specializzate, infatti con una creatura molto molto limitata. Il nostro buon cazzo ne sa qualcosa che è impazzito per ottenere la copia eh, dell'ultimo numero in cui c'era il plettro di Il plettro prendizzato Bocci de Rock in allegato. E ne ha trovato soltanto una copia, nonostante abbia girato due città e tre animate e um, rivista appunto molto specializzata in cui fondamentalmente vengono pubblicate tutte queste storie qui e che ha visto fare le sue pagine appunto anche Yuru Camp, Keion, ehm, Gochumon Wow, Zaghi insomma tutte queste serie eh, delle ragazzine carine che fanno cose carine in modo carino e tornando a Bocci appunto diceva eh, la ragazza ha Tanti tratti negativi, ad esempio, il fatto che non vuole andare a scuola o che è una pessima, eh, che è una pessima comunicatrice che ha difficoltà a comunicare, a relazionarsi con gli altri. Eh, e anche se ci sono già stati dei personaggi come lei prima sulle pagine di, del manga Chirara, eh, ho pensato che fosse un qualcosa di nuovo e interessante eh, avere una protagonista. Eh, che appunto è la. La forza principale che manda avanti poi un'opera eh, che fosse una, una tipa così tanto solitaria. Ehm, vedere appunto eh, una ragazza del genere iniziare a interagire con gli altri, a formare eh, dei legami con le persone che stanno intorno a loro, mi ha catturato nella lettura. Eh, anche se non si può dire che appunto dopo che si sono formati questi legami eh, le ragazze fossero già diventate delle amiche intime, questo poi riprende il concetto che avevamo visto prima con, eh, con l'intervista a Saito, il fatto che appunto eh, per quanto stiano insieme, per quanto siano amiche però comunque mantengono sempre una certa distanza, c'è cioè sempre un po' di eh, lontananza no? fra, fra i vari personaggi fra, fra Ryo, Kita Nijika e Bocci Um, inoltre mi piace personalmente mi piace tanto anche la storia eh, perché non parla soltanto di eh, passare delle giornate a divertirsi sta, sta parlando di te Kion eh, non parla appunto soltanto di passare le proprie giornate a divertirsi ma All'interno della narrazione, all'interno della storia, anche un ci sono anche degli obiettivi. Eh, ad esempio, eh, poter suonare a un concerto in futuro eh, e vedere tutti i personaggi lavorare insieme a raggiungere appunto i propri obiettivi. È una delle mie cose preferite del, uh, uh, del, uh, del cartone. Ehm, cosa ne pensa dei, uh, dei disegni e dei design di Hamaji, che è l'autrice del manga? Uh, mi piace molto il suo stile e quanto chiaro e semplice e semplificato sia, uh, per esempio i capellini in Ichika eh, sono proprio il, il manifesto no, di, questo suo, di questo suo stile, di queste sue caratteristiche eh, dato che sono estremamente anime, qui appunto si parla, si inizia a entrare un pochino più nell'aspetto tecnico della produzione di un character design di come vengono realizzati i disegni perché appunto anche nel manga i disegni, eh, lui qui avrà sicuramente utilizzato il termine anime poi, quindi molto in stile anime ma nel, non nel senso che hanno il fantomatico stile anime che qualcuno ancora usa citare, quanto più per il fatto che parla del fatto che abbiano poche linee, che siano molto semplici, eh, molto stilizzati, cosa che invece in tantissimi altri manga non succede, che è una cosa tipica appunto dell'animazione, proprio per il motivo che dicevamo prima, ovvero quello di far muovere i personaggi, quindi meno linee hai, più facile è disegnarli, quindi più velocemente lo puoi disegnare e quindi più è facile animare. Tutti i personaggi hanno una palette cromatica e un modo di vestirsi che sono molto diversi l'uno dall'altro. E mi piace molto quanto il tutt'uno, quanto l'insieme, sia molto appariscente. Ehm, per caso hai delle scene, delle scene preferite? In questa intervista c'è un po' di salti, che tipo parla prima dei design, poi passa alle scene, poi riparla dei design. Vabbè. Ehm, comunque... Eh, qui ecco questo parla proprio mi ha colpito tantissimo la casualità di leggere questa intervista oggi dopo che la puntata è uscita sabato perché in questa parte fa riferimento a quella che secondo me è una delle scene più belle della puntata di settimana scorsa appunto la parte dopo, dopo l'isakaia eh, infatti dice la scena che mi ricordo meglio è il capitolo dove eh, dopo i festeggiamenti per un concerto tengono un party, una festa in un isakaia che è appunto quello che succede nella seconda parte dell'episodio di, di, di questo sabato. Eh, C'è una scena, quella finale, eh, in cui Nijika e Hitori hanno una conversazione all'esterno del locale e ehm, quella conversazione di quella scena è ciò che mi ha colpito in particolar modo, è quello che mi ha veramente conquistato del cartone, de, del manga e a me nell'anime, tra l'altro, che è bellissima, veramente bellissima la scena. È una, scena, ehm, è una scena ricca di momenti eh, molto emozionanti, molto emozionali. E personalmente penso che quelli che. Eh, que tutti i temi principali, tutti i temi fondamentali di Bocci the Rock eh, si possano proprio ritrovare in quella conversazione. Concordo proprio al 100%, concordo appieno. Eh, per quanto riguarda invece le scene comiche, eh, mi piace particolarmente quella dove Bocci fa il bagno nel ghiaccio nel tentativo di eh, prendere l'influenza, così da non poter andare al lavoro eh, al suo part time. È al contempo molto divertente, ma in un certo senso eh, triste. Ma in modo memorabile, eh, vedere quanto lei sia disperata pur di evitare di andare al lavoro. Eh, quanto lei disperatamente appunto cerchi di trovare una scusa per non andare al lavoro eh, È stata una scena in cui eh, ho iniziato veramente a rendermi conto eh, Di quanto complesso, di quanto complessato eh, sia, hit, sia, sia Hitori come personaggio eh, Questa è la scena, meravigliosa, divertentissima eh, Dalla mh, la fine, della, non mi cosa, la fine della seconda puntata, mi pare eh, fra l'altro, ovviamente, scena che poi è stata animata personalmente da Kerorira Tra l'altro, anche qui scena diversa, al, scena diversa rispetto al manga, in cui eh, Bocci entrava nella, nella vasca nuda, mentre invece, qui, appunto, è stata coperta con il, con il costume intero. Divertentissima. Fra e fra l'altro, se guardate anche l'espressione che ha qua rispetto a quella che poi al manga, è proprio tutta un'altra. Tutta un'altra cosa, veramente, veramente memorabile come comicità. Um, per quanto riguarda il design per l'animazione, quali richieste ha, eh, ricevuto, hai ricevuto <coughs> dal regista e dai produttori? Inoltre, eh, Akiyamaji, la creatrice, <coughs> creatrice del, dell'opera originale, eh, ha detto qualcosa in merito appunto ai tuoi design? All'inizio avevo vagamente considerato l'idea di rendere i design relativamente complessi a livello di quantità di linee, che avessero tanti dettagli. Poi però il regista mi ha detto che stava cercando dei design con molte meno linee, eh, perché appunto fossero più facili da, da animare. Eh, queste direttive sono diventate fondamentalmente quelle che ho preso in considerazione nella realizzazione dei design. Eh, e quelli che appunto poi sono stati utilizzati, quelli che ho realizzato adesso... Ehm hanno una, uno stile molto più chiaro eh, rispetto, a quando poi avevo cominciato, rispetto a quando avevo fatto le primissime bozze, quando avevo cominciato. Eh, Hachiamagi non ha chiesto eh, particolari cambiamenti, ma ho ricevuto delle correzioni per cose minori, come ad esempio eh, gli highlights, quindi la luce utilizzata per, determinati, ehm, per determinate parti, tipo del vestiario o, del, um, o dei capelli. Uh, e alcune sottili differenze, alcune leggere differenze per quanto riguarda gli, il design degli accessori. Uh, ma al di là di questo, ho avuto la libertà di fare bene o male come mi pareva. Quindi, quindi, i design sono stati fatti con meno linee, tenendo in considerazione la facilità di, di, per gli animatori per essere animati. Uh, per le scene comiche che uh, ritraggono specialmente tanti momenti slapstick, quindi di momenti in cui la comicità viene espressa attraverso il movimento del corpo, il linguaggio del corpo, uh, hai bisogno appunto di tanto movimento, altrimenti perdi metà del, della potenza comica, perdi metà del, dell'umorismo. Uh, io sono un grande fan del movimento frenetico nei segmenti comici. E per poter far sì che nell'anime anche questo fosse possibile, hai bisogno di prendere in considerazione l'animazione nel momento in cui vai a realizzare il design, eh, altrimenti diventa un qualcosa di complicato, diventa un qualcosa che va a stressare poi tutta la produzione e quindi animatori. Giustamente, Kerorira da animatore queste cose le sa abbastanza bene. Al di là delle richieste del regista e degli altri membri dello staff, eh, ci sono alcuni aspetti che hai tenuto in mente nella realizzazione dei design della serie? Allora, il, lo stile del manga, il disegno dell'autrice eh, è cambiato lentamente nel corso della serializzazione. Perciò, per prima cosa, ho, ho cercato di prendere in considerazione quale momento della pubblicazione su quale momento della pubblicazione basarmi per la realizzazione dei design per l'anime. Uh, in nel momento in cui stava appunto realizzando i, i design, la serializzazione uh, aveva raggiunto la metà del secondo volume. E stava fra era fra la metà del secondo volume e l'inizio del terzo. Uh, e uh, con, il te con il passare del tempo, uh, lo stile artistico appunto della Hamagi uh, si era consolidato e aveva raggiunto la sua fase di maturità. Per questo ho cercato di, eh, di basarmi su quelle che erano appunto le caratteristiche di questo stile artistico usato in quel periodo e, e l'ho preso appunto come mio, come mio standard. Eh, per vedere, da, 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 basandomi appunto sul modo in cui i personaggi erano disegnati e su come erano semplificati. Uh, inoltre mi sono assicurato che i design non fossero troppo tridimensionali, uh, ma che invece uh, fossero più irrealistici. Uh, l'esempio più semplice che posso fare appunto per spiegare la cosa è guarda, probabilmente i, i capelli uh, la, la hoge di di Nijika la, il, il, il ciuffo ribelle di Nijika per esempio è un semplice triangolo mentre invece i capelli legati di bocci che sono di qua non di là i capelli legati di bocci in realtà non sono attaccati alla testa uh, sono co come fluttuanti uh, volevo dipingere dei design che risultassero molto uh, appunto Cartoon molto legati a un cartone animato e che non fossero possibili nella vita reale, che non fossero possibili nella realtà. Ehm, sentivo che era molto più importante creare dei, dei design, appunto, che fossero ehm, affascinanti fin dal primo sguardo piuttosto che qualcosa di conforme alla realtà. Per questo ti ringrazio fortemente, caro Kerorira, perché questo aspetto fondamentalmente è uno di quelli che più apprezzo, proprio dei, dei design di pocci, che per me sono meravigliosi. Ehm... Per quanto riguarda i quattro membri della Kesuku Band, eh, potresti spiegarci appunto i concept, le caratteristiche o degli ostacoli che hai, con... hai riscontrato nella produzione dei loro design. Allora. Nel Ah, qui parla di Bocci. Uh, nel manga uh, la faccia di Italy è costantemente coperta dalle ombre e viene disegnata sempre con appunto delle linee verticali che attraversano, che solcano il volto. Quindi insomma lo vedete appunto quando c'è le, le inquadrature con tutte le, le, le lineas de mappa, come adesso si tende a chiamarle, che fanno vedere appunto il fatto che lei sia uh, intimorita, depressa e quant'altro. Uh, però, se avessimo fatto, uh, se avessimo usato un effetto simile. Eh, anche nell'anime sarebbe stato praticamente impossibile. Perché sarebbe stato troppo complicato. Ci sarebbero state troppe linee no, da fare per ogni singola inquadratura. Perciò nell'anime abbiamo incavato un po' le, le sopracciglia e ehm, l'abbiamo rappresentata con eh, in, un, in un modo più ehm, oppresso, eh, non, più. <susurrugge> Eh, sì, sì, oppresso fondamentalmente rispetto a quello del manga. Eh, infatti, la verità no, è sempre, sempre corrucciata su se stessa. Eh, sì, Angelo, impossibile perché era Cloverwall. Se non mappa. <ride> sì, assolutamente quello. Eh, Io Che dice i design di bocci? Alcuni dei migliori dell'anno. assieme sì, a quelli di Migumuru per Licorico. Molto belli anche quelli di Migumuru. A me lui piace tantissimo. Come, come fa le gote, fra l'altro. Che sono quelle belle stondate, belle morbide. Ehm. Diciamo appunto, eh, hanno, fatto, hanno dato appunto questo altro scamotage per, per fare in modo diverso rispetto a quello del manga eh, per compensare, però, eh, a questo mh, a, appunto a questo cambiamento. Eh, abbiamo usato delle, delle espressioni facciali eh, che evocassero più delle sensazioni a livello cartoon, molto più, più cartunesche, molto più, eh, più strambe e divertenti, appunto, rispetto a quelle che. A quelle che c'erano, ci, ci sono tantissime scene divertenti, tante scene comiche in cui la faccia di Italy fondamentalmente si scioglie, eh, ma ha un repertorio limitato di espressioni base eh, perché sembra sempre disperata, sembra sempre depressa. Non è il tipo da mostrare molte emozioni quando è felice o triste. Perciò mostrare le sue emozioni è stato difficile rispetto a quelle di Kitachan o di Nijika. E ho cercato quindi di eh, non, mettere, non, non rendere la sua postura molto... Però eh, non molto snappy. Ehm, oddio, come lo traduco snappy? Ehm, che questo è un termine tipico dell'animazione. Ehm, più... Eh, eh. Non so come spiegarlo. Accidenti. Come ehm... lo spiego Snappy? Troppo spezzettato, troppo rigido. Proviamo a proviamo utilizzare il rigido. Ehm... Fondamentalmente, ho fatto in modo che fosse sempre, appunto, ricurva su se stessa, eh, assicurandomi che eh, il suo. Il suo, il suo carattere brillasse eh, a un cioè, Che il suo, il suo modo di essere, la sua personalità eh, fosse comprensibile, brillasse proprio a un singolo sguardo. Che insomma, tutto questo suo essere più corrucciata no, delle altre, anche a livello fisico, più, più chiusa come, co, come, come, come posizione del corpo. Certo, cioè, c'è una bellissima. Poi, di lei che si rintana sotto il tavolino. E anche il movimento delle altre nove, il, di... il, cape... il triangolino dei capelli di Nijika e di Seika. E qui un pochino l'ha tenute le due lineette, ma nel manga sono praticamente tutta la faccia coperta da, da quello. Ehm... Ovviamente vogliamo sapere anche qualcosa riguardo agli altri personaggi. Per quanto riguarda la personalità... Nijika è simile a Kitachan chan eh, poi, grazie appunto all'energia e alla sua energia e al modo in cui è rappresentata. Perciò distinguere le due si è rivelato abbastanza complicato. E delle persone durante la produzione spesso mi, mi si avvicinavano eh, per chiedere appunto eh, come disegnare in modo diverso le due. Eh, potrebbero sembrare molto simili all'inizio ma Kita-chan è molto più estroversa rispetto a Nigika. Mentre Nijika è più una personalità da leader, più appunto un capo rispetto a Kita-chan eh, Mi piace il fatto che comunque Kita sia l'unica che ha l'onorifico mentre le altre no, non lo usano Grande Kerorira un fratello A eh, parte che io penso che Kerorira sia prevalentemente fan di Nigika se non ho capito male i suoi gusti, eh, anche se c'ha comunque Kita, se non sbaglio come immagine il profilo, forse, non mi ricordo, se, se, non so se sia Kita, sua proprietà o Nijika, eh, però anche dalle tante, da, tante fan art che ha fatto, comunque ho visto tanta Nigica. forse gli piace semplicemente disegnare il triangolino dei capelli. Eh, Nijika, in quanto eh, la figura che... Ehm, sì, la best girl è la, 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 la situazione alcolizzata, Kikuri è fantastica, assolutamente. Lei è, la, è tipo l'incarnazione femminile anime di Katsuya. Ehm, Nijika, in quanto forza che fa muovere le altre, eh, è disegnata per sembrare un po' più adulta rispetto appunto alle... Rispetto appunto alle altre. Sì, sì, no, Luca, lo so che c'ha Kita come pro-pick, però visto che fa tantissimi disegni di Nijika, a me era sotto il dubbio che non fosse Nijika la sua preferita. Poi, vabbè, se la sua preferita è Kita, come me, è un fratello assoluto, e, e buon Kenorina. Ma tanto che sia un fratello già lo sapevo. Ehm, appunto, vabbè, è disegnata appunto Nijika per risultare un po' più adulta rispetto alle altre. Mentre su Kita-chan, eh, cerchi di enfatizzare la sua natura gioiosa e molto infantile. Eh, per questo ha una, emana un'aura molto più eh, innocente, molto più spensierata. Perfino il suo sorriso rispetto a quello di Nichica eh, è reso in modo da risultare più immaturo. Eh, sento che abbiamo fatto un ottimo lavoro nel differenziare fra le due. E io sono assolutamente d'accordo. Caro Kerorira, ti è riuscito, vi è riuscito benissimo. A te, in particolare con i design e poi a tutti gli altri nel, nella rappresentazione. Um, pa 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 pa, poi dicevamo um, Quindi la differenza fra le due è molto importante Cosa ci dici invece di Ryo? Uh, Ryo è un tipo di personaggio completamente diverso rispetto alle altre tre È una ragazza che, 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 che si abbina molto al beat del suo, del suo stile um, È alta, ha una faccia... Un po' diversa rispetto a quella delle altre. E in generale, è più sul tipo del personaggio cool, no? Ma il cool inteso da giapponese, quello di personaggio più, eh, più freddino, più distaccato. Ma che emana laurea di figaggine, no? Eh, le so la sua espressione facciale non cambia molto. E anche se ci sono scene in cui eh, si fa prendere dall'entusiasmo. Eh, sono su mm, in generale, ehm, non lascia trasparire molto le sue emozioni nel movimento e rimane abbastanza imperturbabile. Eh, L'intervistatore dice: Ryo non, non sarà particolarmente espressiva, eh, ma mostra spesso le sue emozioni. Eh, dipingerle è stato difficile. Eh, non mostra le emozioni molto attraverso la faccia, non mostra molto attraverso il volto. Eh, ma è un personaggio un po'... la è traducibile con cattivello, ma non mi piace molto come traduzione. Eh, perciò per queste scene ho dato l'istruzione agli animatori di non rovinare la sua immagine. Questo è proprio fondamentale, no? non rovinare la sua immagine. Eh, ho deciso che eh, Ryo avrebbe dovuto cam che, di, di cambiare le espressioni di Ryo eh, facendo, facendole rimanere appunto in personaggio eh, cambiando il modo in cui ehm, eh, parti come dettagli, attraverso appunto cambiamenti nei dettagli, come ad esempio eh, il modo in cui sono disegnati gli occhi. Questo è appunto difficile perché comunque appunto Ryo non esprime appunto molto a livello di espressione facciale Anche quando per esempio in momenti in cui, cioè tipo mi ricordo la scena in cui si poggia sulla mano eh, Finta, imbarazzata, ma l'espressione rimane sempre la stessa fondamentalmente eh, In quanto supervisore capo dell'animazione, quindi CAD, Chief Animation Director ehm, Ci sono dei, dei punti particolari relativi all'animazione a cui hai prestato molta attenzione eh, sono anche responsabile per un po' di key animation nell'anime Lui dice un po' ma in realtà ne ha fatta veramente ma veramente ma veramente tanta eh, Soltanto nel primo episodio aveva fatto Cioè mi pare soltanto aveva fatto tipo una sessantina di cut da solo Anche, ne, anche in quell'uscito eh, In quell'uscito settimana scorsa ne ha fatti tantissimi Insomma un mostro che lo rira eh, nel primo episodio ho lavorato alla scena all'inizio dove Italy suona la chitarra nell'armadio ehm, e poi quella eh, dopo la opening dove eh, guarda, guarda, lo, guarda il, il suo portatile. Eh, poi la scena nel, dove si incontrano con, con il club, eh, dove, eh, scusami, eh, scusatemi non la scena dove si incontrano con il club, eh, la scena alla clubhouse allo Starry in cui lei si rannicchia all'interno del, eh, del, 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 dello scatolo dicendo che appunto non vuole suonare e la scena finale e molte altre. Eh, per le scene dove ho fatto l'animazione chiave, dove ho fatto anche animation, il mio intento era quello di mostrare l'ideale platonico di Bocci di Rocca attraverso l'anime, eh, così che... Ehm... Eh, il resto degli animatori potessero facilmente capire su, eh, qua, su quale linea procedere con il, lavoro, con il loro lavoro. Quindi insomma ho cercato di dare attraverso appunto la sua animazione quelle che fossero poi le linee guida di quello che è il mood, di quella che è eh, l'atmosfera no, che vuole trasmettere attraverso l'animazione, eh, quella che è l'idea, come la chiamerebbe il nostro caro Paolo eh, che sta dietro appunto all'animazione. Um, usando i miei disegni come standard diventa più facile per il resto dello staff uh, visualizzare le cose quando hanno problemi in, uh, in, nel campo ad esempio quando c'è da realizzare disegni, le facce comiche oppure quando c'è da semplificare le forme uh, il mio ruolo è quello di guidarli uh, in modo tale che i miei disegni appunto diventino un, uh, un modello eh, probabilmente è un modello un po' diverso rispetto a quello che ordinariamente viene considerato come il lavoro di un supervisore dell'animazione eh, piuttosto che cercare di Ehm, unificare eh, no? unificare tutto il processo di animazione eh, creando facendo un gran numero di correzioni dopo aver eh, fatto, eh, dopo che gli animatori hanno fatto il lavoro quindi poi correggere per unificare se tutti utilizzano il mio modo di, di disegnare, il mio modo di animare come standard per creare dei disegni che eh, sappiano di bocci di Rock eh, possono mostrare attraverso questi la loro individualità e l'animazione diventa più variegata e più espressiva. E ho pensato che fosse la cosa, questa fosse la cosa migliore per lo show. E ho deciso di utilizzare questo approccio nella, nella produzione. E questa, questa è la scena che dice: Appunto: del, Con bocci che suonano nell'armadio di fronte al laptop. Molto, molto intensa era anche questa. Molto bravo. E quindi fondamentalmente quello che dice lui è: eh, normalmente quello che sarebbe il lavoro del supervisore dell'animazione è quello di correggere no, il lavoro degli altri e adattarlo, renderlo eh, mh, conforme a quella che è l'idea del, del character design. E poi appunto dell'animazione del progetto in sé per sé. Quello che invece voleva fare lui era più dare un esempio di quello che va fatto, così che utilizzando quell'esempio esempio come come modello no su cui basarsi poi potessero fare a, potessero i vari, i vari diversi animatori fare le cose a modo loro eh, così che appunto l'animazione avesse l'individualità che è giusto che un prodotto l'animazione abbia quindi è un sistema in cui eh, tu ehm, prepari uno standard di lavoro eh, mentre lasci agli, agli altri animatori la libertà di disegnare come desiderano eh, sì, volevo che il risultato a schermo. Eh, prendesse il massimo dal fatto di avere tanti animatori eh, che appunto che possono fare quello che vogliono. Eh, a patto che ovviamente quello che realizzano abbia senso eh, all'interno della produzione dell'anime. Nell'idea, nell'identità dell'anime. Eh, così che appunto la personalità di ogni singolo animatore potesse brillare fino alla fine. Ehm... Per questo ci sono. Ci potrebbero essere degli episodi che danno un'idea di avere eh, delle sensazioni un po' diverse rispetto a quelli precedenti o agli altri. Eh, ma di contro potrete vedere appunto dei personaggi che sono animati in maniera molto molto ricca. Eh, ciao Blink che saluta dice Vado a mangiare. Grazie per questa live. Sempre molto interessante. Grazie mille a te per aver ascoltato, caro. Yoel eh, dice, aspetta, ho visto un messaggio interessante. Per il disc Ah no, questa era quella. Non era questo. Uh, questo qua, Fede mi aveva detto che a disegnare illustrazioni ci mette pochi minuti. Sì, avevo visto avevo visto anch'io questa cosa. Eh, fra l'altro, appunto, lui diceva che eh, ha, ha fatto un tweet proprio che ero rira dove diceva che eh, proprio quando finisce di lavorare si diverte dopo a fare anche eh, delle illustrazioni bonus, sempre legate a bocce, che ormai si è fondamentalmente innamorato dei, dei personaggi e le sputa proprio a nastro su Twitter. L'altro giorno, se non ricordo male, ne ha sputate sei di fila. Se non, ricordo, se non mi ricordo quando è stato, ma. Penso una puntata fa, non questa ma quella prima. Qui insomma, comunque, quello che voleva fare, appunto, anche se delle volte può sembrare che non tutte le puntate siano perfettamente coese, finché riesce a eh, uscire quella che è la personalità dei, eh, degli animatori, è, è quella appunto la cosa più importante per lo show. Eh, per questo penso che ogni episodio sia... Eh, pe penso che sia importante per ogni episodio, penso che sia un bene per ogni episodio essere differente ehm, eh, a modo suo, essere dis era, po potersi distinguere dagli altri a modo suo. Um, ho disegnato praticamente un po' di fotogrammi chiave per ogni episodio, ho fatto appunto key animation per ogni episodio... Um, e, e spero che appunto si, si possano vedere anche. Ci sono, c'è la le peculiarità no? del, del mio modo di disegnare e della mia arte in ognuno di questi episodi. Eh, per questo penso che siamo riusciti a mostrare l'individualità e le mh, caratteristiche, le peculiarità di ognuno di quelli che hanno lavorato. Eh, mentre allo stesso tempo riuscivamo a mantenere la qualità e la coesione di tutto il lavoro integra. Eh, hai, anche hai anche creato e realizzato tutte le immagini promozionali dei personaggi che sono state rivelate prima della trasmissione, eh, fra l'altro quelle che sono anche poi utilizzate per fare le, le copertine dei vari dischi, dei vari singoli. Eh, a cosa ha prestato attenzione per la realizzazione di questi design? Ho ricevuto delle istruzioni vaghe su che genere di immagine eh, stessimo cercando fino a un certo punto. E poi eh, i background sono stati realizzati dal, dal direttore artistico Yasunao Moriyasu. Eh, ma sono stato io che ho avuto le idee di quali temi e quali concetti utilizzare appunto per le immagini promozionali, eh, dopo averci pensato a lungo. Per queste, ho prestato particolare attenzione alla palette da usare, eh, alla palette cromatica e all'uso lu all della luce per ogni singola immagine, cercando di evocare eh, delle. Le... Uh, il feel no, l'atmosfera che ogni singolo personaggio emana uh, attraversa appunto le, le, varie le varie peculiarità cosa che appunto secondo me è riuscita benissimo perché le illustrazioni sono una più bella dell'altra e fra l'altro appunto cioè i cd <ride> sarebbero da comprare anche soltanto per quelle, per quelle key visual meravigliose ehm um, um, eh, ci, vorrei che ci parlasse appunto dell'enfasi o del focus che ha messo su ogni singolo personaggio, eh, appunto sempre relative a queste immagini promozionali. Eh, la prima immagine rivelata per l'anime è stata quella di Hitori eh, che è oscura e solitaria. Eh, ma in realtà prima era ancora più scura rispetto a così. E eh, Shota Omeara il produttore, mi ha detto di eh, renderla un pochino più invitante eh, rispetto all'oscurità che aveva prima, eh, mettendo poi quindi della luce eh, su eh, il, il pavimento di tatami che si trova di fronte al. Eh, L'immagine, non so se ce l'avete presente, è quella dove si vede bocci dentro l'armadietto che suona rintanata, ehm, quindi fa riferimento a quella. Eh, cioè, mettere appunto della luce sulla parte di tatami che si trova di fronte all'immagine eh, crea del contrasto fra la luce appunto del, del tatami e eh, l'oscurità che eh, appartiene molto a Itori come personaggio e che dà eh, un contrasto che però dà contemporaneamente della, della luminosità all'immagine in sé per sé. Eh, a Rio, invece, abbiamo dato la, eh, il, il locale con la lavanderia Gettoni eh, per mostrare eh, la sua immagine cool e la sua bellezza. Eh, Kitachan ha ottenuto uno sfondo brillante con un bel cielo azzurro che, eh, che si è, dopo, è ripulito dalle nuvole dopo la, dopo la pioggia, molto appunto anche quello adatto alla sua personalità brillante, eh, la felicità no? Che, che provi dopo che ha smesso di piovere... Eh, Nijika invece ha ottenuto un po' di verde eh, con le onde nello sfondo che, che servono ad evocare de de delle emozioni sentimentali. Fra l'altro, piccola nota a margine perché se non lo dico, cazzo, poi vede il VOD e mi spezza le gambe, eh, quello che vedete sullo sfondo è Enoshima, eh, quindi l'isoletta che trovate dalle parti, di dalle parti di Kamakura, che fa sfondo a tantissime serie animate, molto famoso come spot in Giappone. Che il nostro cazzo adora alla follia e quindi si è innamorato dell'illustrazione con Nijika con eh, questo sfondo. Per finire, potrebbe lasciare un messaggio per i nostri fan: eh, che Lorira, appunto, chiude dicendo che Bocci the Rock è un anime che utilizza eh, il media per ehm, far passare allo spettatore una grande varietà di. Eh, eh, differenti presentazioni e performance, e penso che sia molto interessante trovare sia sul lato, che siano molto interessanti da trovare sia sul lato appunto estetico che a livello concettuale. In quanto creatore, spero che presterete attenzione a tutti questi aspetti che vedete e potete godervi nello show. Questa era poi la parte bellissima. Questa era la, la parte bellissima che dicevo prima Relativa al, al festival dello sport Con bocci fatta tipo In plastilina lì nel mezzo e, e gli altri che corrono E festeggiano mentre lei invece è disperata Perché la festa dello sport è qualcosa che lei odia eh, Alla follia Perché è il momento del Come si può leggere <coughs> Scritto dietro tutti per, uno per tutti Tutti per uno che va proprio contro A quella che è l'identità della nostra piccola Hitori <coughs> Scusatemi, è andata un pochino attraverso l'acqua. Bene, allora, queste era la... erano le due interviste a Saito e a Kerorira. Ci rimane quella a Humeara, ma anche questa è molto interessante, ma molto lunga, quindi non... non ce la facciamo assolutamente a leggerla negli ultimi 20 minuti. Quindi direi che questa parte chiudiamo qui e questa poi, in caso, se vi interessa, ce la recuperiamo o nel prossimo lunedì in cui faccio live io, oppure vabbè, in qualche modo comunque si recupererà ad ogni modo potete trovare comunque tutto come sempre sul Sakuga blog eh, che ringraziamo ovviamente per aver tradotto le interviste dal giapponese all'inglese così che non ho dovuto costringere il povero cazzo a farlo per noi eh, così che ho potuto tradurre io poi dall'inglese all'italiano eh, spero che vi sia interessata per me sono entrambe interviste veramente molto interessanti per eh, tanti determinati aspetti che che danno dell'animazione, no? Perché mh, li metto tanto bocci perché è troppo divertente avercela lì che, balle che, che balletta. Eh, spesso una cosa che, di cui mi lamento delle interviste è che sono molto concentrate, magari, su quello che è l'aspettativa da parte dei creatori per il pubblico o quella che è per il pubblico dei creatori eh, o magari su eh, aspetti promozionali, no? Piuttosto che. Uh, roba veramente inerente al processo creativo Invece in questo caso sia con Saito Che con Kerorira abbiamo avuto Proprio delle informazioni Relative proprio alla produzione del cartone, qualcosa che ti andasse a dire anche quali sono le idee che stanno alla base di determinate scelte, perché i design sono fatti in un determinato modo, a quali aspetti uh, si fa più caso e a quali invece danno meno peso nel momento in cui vai a produrre qualcosa. Quindi, insomma, sono tutti aspetti che secondo me sono veramente molto interessanti e perfetti nel um... Uh, perfetti nel far capire no? quali sono gli aspetti dell'animazione che vengono poi uh, quali sono gli aspetti che vengono poi considerati nel realizzare animazione cosa che appunto senza determinate interviste di questo tipo noi eh, giustamente non potremmo sapere perché non lavorando agli anime determinate cose giustamente non le possiamo assolutamente immaginare quindi spero che l'abbiate trovata interessante almeno quanto l'ho trovata interessante io. Direi che se uh, avete voglia, avete domande o qualcosa possiamo farci un'altra quindi di minuti, sì tanto alle sette e mezza dovremmo chiudere, io sto già morendo di fame in realtà. Ehm... Dovrei mangiare, però se volete facciamo un pochino di Just Chatting, se appunto avete qualche domanda. Sugli stagionali sono un pochino indietro, perché nell'ultima settimana, essendo uscito il nuovo Pokémon, eh, la priorità l'ha avuta quello. Tra eh, l'altro c'è sempre, sempre il buon Berto, se non è andato a dormire, perché immagino che possa stare dormendo, visto che poi domani mattina si sveglia presto per fare le sue di live. Ehm... Mm possiamo appunto parlare anche di quello se no insomma cioè, tutto quello che volete adesso vi do un pochino di tempo chiaramente se arrivano un po' di domande facciamo questo momento di just chatting eh, se no chiudiamo un pochino prima tanto poi ci rivediamo con i nostri tanti appuntamenti della settimana a partire da domani eh, fra l'altro come avrete potuto vedere se non l'avete visto ve lo dico adesso eh, abbiamo ricominciato a pubblicare anche le programmazioni delle live con eh, eh, con tanto di appunto eh, titoli di quello che andremo a trattare nel corso della settimana, domani parliamo degli anime scolastici. Ehm, e, e... Mer mercoledì come al solito, appunto, il commento con Censo Man. E giovedì invece proponiamo un nuovo format che riprende un format vecchio, ma lo modifica, lo svecchia e vediamo insomma se, se funzionerà ehm. E niente, quindi appunto, adesso abbiamo appunto tutta ben la programmazione, già tutta strutturata fino praticamente a fine dicembre, quindi insomma siamo tutti belli organizzati, carichi e volenterosi di fare un sacco di roba. Eh, Ciao Nino Canacano, che arriva adesso, che siamo in chiusura. Regale, alle cinque e mezza iniziano le live. Eh, anche Bocci, ho parlato tutto, tutto il tempo, ho parlato di Bocci, e te arrivi adesso, dove come stai? Bene, bene, bene. Affamato, affamato. Eh, qual è il tuo mon preferito finora di nona generazione? Mm, mm, mm allora eh, come design probabilmente eh, l'evoluzione ora non mi ricordo ancora i nomi perché veramente sto facendo fatica a impararli anche che li sto vedendo adesso ha ah, sprigatito senza ombra di dubbio e alla fine mi sta piacendo anche la linea evolutiva in sé eh, dopo un po' di rimostranze iniziali dopo un po' di ehm, perplessità dovute prevalentemente ai modelli in 3D che non mi piacciono, sinceramente, proprio fatti in 3D. Eh, vedendo i design, i design 2D disegnati originali, mi piacciono molto, in realtà. Eh, anche le altre due forme di spiegatilo, di cui non ricordo il nome della seconda, era Miauscherada se non ricordo male la terza. E poi eh, Tinker Tuff mi sembra si chiami così. E la sua quello, col mar, la, 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 quello col martello e la, la sua evoluzione mi piacciono molto. Figo mm, Kilovatrel. Eh, L'uccello elettrico. Quello anche molto figo, però ancora tanti, ancora tanti, ne devo vedere perché mh, sono veramente abbastanza indietro, ho tipo tre medaglie, eh, quindi sono abbastanza indietro nel gioco. Ma mi sono fermato a catturare letteralmente ogni cosa che trovavo. Sono a tipo 165 voci registrate sul Pokédex. Quindi, eh, prima le palestre o prima i dominanti? Sto facendo tutto insieme, in realtà, ho, al momento ho fatto tre medaglie, eh, proprio delle palestre. Tre medaglie dei dominanti e due del team uh, Star. Sto cercando di andare una una a una, una 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 per farmi, per farmi tutto. E per il momento ho fatto la medaglia coleottero, quella erba e quella elettro. La capo palestra elettro, è meraviglio, chissà, la, la adoro. Eh, yeah. E ho fatto il dominante del eh, il granchio. Il verme. E quello che sembra Donphan, e quello del deserto, perché poi volevo andare a quello, quello volante, ma mi sono perso, mi sono ritrovato nel deserto, che poi io mi perdo girando, no, perché mi dimentico di consultare la mappa, e mi perdo, mentre viaggio voglio andare in un punto e mi ritrovo in un altro, e quindi stavo andando verso il dominante, quello volante, ma mi sono ritrovato nel deserto, e quindi ho detto, vabbè, mi faccio quello, tanto è uguale. Ehm... Infatti sì, sto facendo comunque appunto, meno male, tutto insieme per sbloccare i potenziamenti di, di Miraidon nel mentre che vado eh, e ando avanti. Non l'ho vista ancora l'evoluzione di quello della moneta, Angelo. Sono visto soltanto la forma base, che è quella appunto con lo scrigno. Eh, Finora quali anime metteresti una top 5 dell'anno? Sì, quelle esclusi. Eh, Bocci. Cioè, i Bocci Bo The Rock eh, sicuro al 100%. Pari picome, sicuro al 100%. Eh, poi non lo so perché già non mi ricordo più quali sono usciti quest'anno. Aspetta un attimo su. apro un attimo gli, gli stagionali, eh? Datemi un secondo. Uh, allora. Fammi tornare all'inverno all 2022. Cosa era uscito di, di nuovo? Perché poi io non mi ricordo... Cioè, ah, vabbè... Cioè, cioè, chiaramente... 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 Biskedol, che è stato fantastico. Sicuramente Biscayde Doll, Bocci di Rock. e Come. Uh, di stroppo ho visto poco e niente... HB non... No. Uh, no, no, no... Princess Connect non posso perché è una seconda stagione. Mi hai chiesto soltanto non sequel. Aspetta, ma è che rientra Ah, perché è uscito Perché sono usciti gli ultimi episodi Eh, però no, io è che lo conto nel 2021 Quindi no Sloop uh... assolutamente, no, non l'ho droppato uh... po, 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 po. Bello Q Bella bella altra merda Q uh... I rodori midori Per far contento Avino che se è sobbarcato la traduzione Soltanto per farmelo vedere Uh, allora no qua direi quelli allora qua biscadol poi uh, pa, 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 pa. qua niente qua niente pari picome ho già detto uh, pa, 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 pa. che altro è uscito carino questo prima o poi lo finirò mm. Belli... Malzo Matsuku Devo ancora vederlo La prima stagione mi è piaciuta molto uh, po, 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 po. Ah cazzo Anche Birdie Wing È uscito È vero quest'anno Birdie Wing uh, Potenziale pretendente Fra quelli Fra quelli Non legati A sequel Roba del genere Love Live Non l'ho ancora visto Healer Girl Devo ancora vederlo Oni pam pam, Oni pam pam. Che altro c'era poi? Poco altro? No, gli -Oh, mai nella vita Ok, questa stagione è finita In estate c'era Licorico, però non penso lo metterei in una top eh, Call of the Knight devo ancora vederlo Mamma che merda, Kano Kari Risecaio e lo zio. devo ancora finirlo Papà mm. papà pa, pa, pa. Ah, però direi quei quattro, poi non lo so, dovrei, c'è ancora un po' di roba che devo recuperare, quindi non eh, tipo Love Live Superstar, eh, c'è ancora tanta roba che devo recuperare prima di poterci pensare per bene. Però ti direi sicuramente appunto Paripicome, Biscuit Hall, eh, Bocci The Rock e, ehm, uh, cos'è, come lo so, già ho già dimenticato di nuovo, qual è l'altro favoletto? Non mi ricordo c'è più, me lo sono dimenticato di nuovo. Cos'era? No, Engage Kiss no. Engage Kiss proprio no. U pu. Madonna che memoria, come faccio a dimenticarmi una Ah, Birdie Wing, ok. Venus Line, Venus Line. pa 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 Ok, poi vediamo altre domande. Dove è skippata la chat. Chissà. La fantastica il personaggio preferito è Nemi. Anche a me piace molto Nemi. Ci sta un sacco come, come rivale. Come amica rivale. Sono partito per la zona mezza desertica, ma poi sono tornato a Messina. E quindi. Ah, Oddio. Stavo, mi sto chiedendo quale cazzo è Messina nella zona di Pokémon. <ride> Lol. Uh... Consulti il signor Map. Oddio santo l'aima. Oddio santo l'ho capita ora. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ste battute. Mamma mia. Ah, uh, okay. Eh, certo. Tokyo, Tokyo 24Q. Sì, Tokyo Niju Yonku sicuramente. Sì, sì, no, lo so che è che, che ci rientra per quello. Però l'ho già considerato nell'anno passato io. Fra l'altro, appunto, prima era passato Phil dicendo che mi farà, deve farmi scrivere appunto la roba. Nel volume ultimo che deve uscire per gli amici di Eva: Impact e di Stupid Evangelion c'è appunto un articolo mio con eh, le tre serie più. Tre serie più una, se non ricordo male, avevo scritto. Eh, o tre serie più un fi. Tre o, quattro, tre o quattro serie, appunto, che mi sono piaciute di più dello scorso anno. Uh, pa, pa, pa. Mm. RPG Fudosan, terrificante. No, Spy Family. Devo ancora andare avanti. Che lo sto guardando con Irene. Eh, siamo alla quarta puntata, La seconda stagione. Spy Family comunque mi è piaciuto molto. Però non lo metterei in una top. Chi non mette a Kaby nella top 5 è una brutta persona. Ah, sarà una brutta persona. Cioè, per me, a Kaby proprio non se la merita minimamente. La, la top. Uh, Made in Abyss se la seconda stagione devo ancora vederla come ancora devo vedere i film, fra l'altro uh, Birdie Wing divertentissimo Joel c'è cioè, proprio una, una, una tresciata eh, veramente veramente divertente ah, anche Akiva Made cazzo ci sta però non so se, arriverebbe, non so se ci arriverebbe in infine alla, alla top 5 eh, perché un pochino mi è sceso rispetto all'inizio Uh, me, anche, it, uh, anche do it yourself carino. Però anche quello sta diventando un po' standard. Devo capire dove voglio mettere Osama Rankings 2021 o 2022, poi col devo rivederlo per decidere se sono io troppo legato all'opera. È un bel cartone. E io devo guardare a questo punto. Ne approfitto quando esce completo su Yamato Animation per vedermelo. Su Anime Generation. Su Anime Generation per, per vedermelo. Ne approfitterò anche perché non posso tradire così mio fratello Itamura e non vedere per niente la serie, soltanto perché mi sarei cavato gli occhi vedendo gli screenshot di eh, quei viola pesantissimi che pervadono la città. Sì, lo so che esce doppiato Angelo, però non so, ora vedrò anche in base a chi c'è nel cast se vederlo in italiano o se vederlo in giapponese, perché per quanto appunto io sapete, appunto sono sempre anche a favore del doppiaggio italiano, perché il doppiaggio italiano serve a far arrivare i cartoni. A quante più persone possibile, eh, d'altra parte, nel caso giapponese c'è cioè Sorama mia, eh, quindi insomma, diciamo che è un po' uno, uno stimolo per vederlo in giapponese, anche se non è la mia doppiatrice preferita, ma è fra le mie doppiatrici preferite, eh, quindi. È uno stimolo comunque in più per vederlo in, uh, in giapponese. Poi ovviamente nulla vieta che dovesse appunto piacermi, anche, dovesse piacermi me lo possa anche rivedere in, uh, in italiano. Tra l'altro appunto approfitterò assolutamente, visto che parliamo di doppiaggi, del fatto che è stato annunciato il, uh, il doppiaggio italiano di Mob, che comincia il 5 di dicembre, eh, ne approfitterò assolutamente per fare il rewatch che volevo fare prima di guardare la prima di guardare la terza stagione tra l'altro ci sta il nostro carissimo amico Jacopo Calatroni su Reigen che io penso che sia una voce azzeccatissima una scelta veramente azzeccata per non lo dico per amicizia ragazzi veramente penso che però lui sia veramente azzeccato per il personaggio e sono molto curioso di sentire um, di sentire appunto il la sua interpretazione di Reigen eh, sono curioso anche di sentire Mosè Singh che a me piace comunque piace molto come doppiatore ma non non so eh, appunto per mob come sia, sono molto curioso di vederlo. Eh, non hanno annunciato il cast completo di Mob, Joel, uh, ma sia Mosè che Jacopo hanno annunciato appunto durante la, una live di Anime Click uh, con uh, la partecipazione di Crunchyroll durante il uh, uh, la, la Games Week beh, proprio ieri, proprio ieri, il giorno stesso uh, che saranno loro appunto a interpretare quei ruoli. Fra l'altro Jacopo ha anche detto che sarà Senku in Doctor Stone, ma quello me lo perdo perché a me Doctor Stone non interessa minimamente. E quindi lo, lo, lo balzerò a pie pari. Eh, sia il, il doppiaggio, non mi interessa minimamente. Eh, anche se, ovviamente, chiaramente spero e auguro a Jacopo di fare una ottima performance e di rendere, appunto, magari più interessante il cartone rispetto a, a quello, che è in, eh, quello che è in originale, che a me insomma, Dottor Stone non è che piaccia più di tanto. Va bene, allora direi che con questo possiamo chiudere la live eh, odierna. Io vi ringrazio di nuovo, ovviamente, per essere stati in mia compagnia in questo freddo pomeriggio di quasi inverno. Perché qua veramente le temperature sono crollate proprio. Io sono col doppio calzino, fra l'altro con l'antiscivolo super pesante foderato, eh, perché se no eh, crepo dal freddo e eh, adesso vediamo un po' chi c'è in live a cui fare un raidigno cioè vi mando da Bea eh, la nostra carabia dice Lorenzi eh, salutatemela e noi ci vediamo domani con appunto l'appuntamento in cui parleremo delle, degli anime scolastici non so ancora come ne parleremo. Lo scopriremo domani. Appunto, facendo la nostra live. Eh, vi ricordo, appunto, di seguirci poi sempre su tutti i nostri social per rimanere aggiornati sulle uscite, i post. So, chi più ne ha più ne metta. E niente. Ancora grazie. Ci vediamo domani. Bye bye.